thank <laughs> you Amici di cultura pop, ben ritrovati a disegnare la cultura pop, lo spazio creato da Cultura Pop in sinergia con Grafite, Scuola di Disegno, Fumetto e Illustrazione, nuova live una live sofferta dai vari annunci che si sono susseguiti sia sui canali ufficiali di cultura pop che su quelli di, eh, della scuola grafite eh, avete notato un cambio in corsa adesso ne parliamo però bando alle ciance perché introduco subito, eh, subito il mio ospite eh, un ospite che ritorna eccolo qui benvenuto Giuseppe Latanza ben ritrovati a tutti Ritrovato dici bene perché ci siamo visti esattamente quasi esattamente un anno fa. Allora stavamo eravamo in trepidazione per il lancio di Zack Snyder's Justice League, Justice League. avevi inchiostrato, disegnato e inchiostrato eh, la Justice League. Quella live andò molto bene, me la ricordo, eh, eh, sì. benissimo. E eh, in corsa c'è stato un, un avvicendamento perché eh, avevamo annunciato una live eh, a tema Moon Knight, visto che la prossima settimana arriva Moon Knight su Disney Plus, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, con Gaetano Longo. Gaetano ha avuto un piccolo infortunio, non poteva disegnare eh, oggi. Auguriamo a Gaetano, ovviamente, una pronta guarigione. In realtà, abbiamo. Riprenditi! Riprenditi che è un, eh, quasi una minaccia detta eh, da te. Eh. Eh, eh, abbiamo colto la palla al balzo perché ci siamo resi conto che ci trovavamo in, nella settimana del lancio eh, di uno dei lanci più importanti del 2022. Eh, lo possiamo dire senza, eh, senza remore, senza ombra di dubbio perché arriva ufficialmente da oggi eh, in tutte le fumetterie e le librerie questo manga qui, uh, Kaiju Number 8, da edizione Star Comics, è etichettato dai modi più come il nuovo fenomeno manga, ne parleremo adesso anche con te, perché anche tu hai avuto modo di uh, leggere questo sì. volume, e uh, ci siamo ricollegati un po' uh, al lancio di questo manga, con tutto quell'immaginario dei Kaiju, appunto, dei mostri giganti che hanno come capostipite uh, il re Godzilla, un argomento a te molto caro perché in tempi non sospetti avevi fatto una bellissima illustrazione di Godzilla eh, che girava, con cui giravi per le, per le fiere, fra l'altro se non ricordo male una litografia, una roba del genere un argomento a te molto caro e quindi abbiamo colto la palla al balzo ed eccoci qui ad illustrare eh, Godzilla e Kaiju Number 8 perché adesso riveliamo quello che tu hai preparato ed è sostanzialmente un, un mashup eh, sì sì, giusto allora un piccolo cambio di schermata e di microfono fateci sapere se ecco è tutto ok adesso sentite anche meglio uh, Giuseppe allora mettiamo questo in primo piano e ci spostiamo così allora ci sono già un paio di uh, ospiti Sgraficare Sara e è... Mika, che salutiamo, e... ciao ragazze. Allora è un mashup up perché eh, c'è ovviamente il re dei mostri Godzilla sullo sfondo. Ma che, come notavamo eh, ieri quando ci siamo sentiti per preparare questa live, eh, il personaggio in primo piano di spalle è eh, Kafka Ibino, che è il protagonista di eh, Kai 8 Allora lo vediamo con spazzolone e uh, tutta da lavoro. lavoro perché per chi non lo sapesse o avesse vissuto uh, sotto un sasso negli ultimi 3-4 giorni uh, uh, il protagonista di Kaiju Number no. 8 non è uh, un uh, come com diciamo uh, vuole il, uh, il canovaccio tipico dei film, dei fumetti, delle serie a tema Kaiju, non è un ufficiale militare non è uno scienziato, non è, ma è semplicemente una persona che eh, un ragazzo di 32 anni che lavora in un'impresa di pulizie. Queste imprese di pulizia sono imprese di pulizie particolari, perché smaltisce sostanzialmente le carcasse dei, dei kaiju, che è un incipit assolutamente interessante, eh, è un incipit che tutti prima o poi ci siamo. È cioè una domanda che tutti ci siamo chiesti. Ma dopo che finiscono di, di menarsi forte, tutta quella roba che chi pulisce chi pulisce? Chi pulisce? pulisce chi... Come supereroi no? Quando finiscono le battaglie, e poi chi mette a posto? Esattamente, esattamente. Ed è eh, un, una domanda lecita: nel senso che non è che queste carcasse enormi si decompongono alla velocità della luce tipo videogame, no? che spariscono. E quindi i, lui lavora in questa, in questa impresa di pulizia e sogna di entrare in eh, queste forze di difesa, che sono quelle che alla fine classicamente affrontano i kaiju. Eh, non vi so raccontare le varie peripezie, vi dico soltanto che eh, lui e il suo coai, il suo mh, collega più giovane, vengono feriti durante un intervento, mentre sono in ospedale, Ibino viene attaccato da quello che sembra un parassita, risultato di questo attacco, Ibino si trasforma in un kaiju umano, sostanzialmente, così. Così, con tutte le diciamo le problematiche del caso, tipo la forza sovrumana, ovviamente, perché è tutto lì. Uh, il, uh, il perno del, di questo primo volume, uh, che in realtà poi ha una coda, un finale un po' diverso, uh, non ve lo voglio ovviamente spoilerare, è, uh, è uno shonen di quelli uh, vecchio stampo. No, ne parlavamo anche ieri, Giuseppe. La lettura non è quella di uno shonen moderno, è un ritorno per. Uh, come dire, impostazione, ritmo narrativo, uh, costruzione dei personaggi, estremamente viene da dire anni 90, quasi, sì, anni, fine io, anni 80, un ritorno indietro di vent'anni quasi alla struttura. Che detta così non è male, nel senso che era da un po' che non c'era questo tipo di shonen sul mercato. Nel frattempo, vedo che sta iniziando a uh, sì, inchiostrare. Come, come l'anno passato, uh, Giuseppe ha realizzato prima l'illustrazione uh, uh, perché in realtà Giuseppe insegna inchiostrazione alla uh, scuola di graffiti. Quindi, ovviamente, come abbiamo fatto l'anno scorso, volevamo <coughs> uh, uh, evidenziare di più questo passaggio nella lavorazione dei, uh, del, de, dei fumetti, che è un passaggio che molti non conoscono o sottovalutano, che è l'inchiostrazione che è detta diciamo in maniera in soldoni è ricalcare ma in realtà non si tratta di ricalcare la matita, è un lavoro no, non tanto ricalcare quanto ripassare ripassare, e, ma come ti dicevi non è neanche questo perché andiamo a dare sostanza al disegno a matita, che è eh, bidimensionale, quindi con l'aggiunta della china, noi simuliamo per quanto possibile una certa tridimensionalità un, la differenza e la pressione del segno, in modo da far percepire il tessuto, la ciccia, il muscolo, la, i, le, le, i materiali. Nel caso dei. dei... Nel eh, caso della, della roba da menare, come nel caso di oggi pomeriggio, l'inchiostrazione serve sostanzialmente a aumentare tutto ciò che è cinetico anche, no? Eh, quindi ah, sì, sì. le scene di combattimento e eh, o oh, le scene, passatemi il termine, d'azione, nel senso le, le grandi scene di distruzione, nel caso di Godzilla, eh, l'inchiostrazione serve per... Eh, come diceva giustamente Giuseppe, rendere tridimensionale qualcosa che dobbiamo sempre ricordare è bidimensionale, il foglio è bidimensionale, la matita è bidimensionale. Noi dobbiamo ehm, eh, prendere in giro il nostro occhio, tra virgolette, dando una tridimensionalità che in realtà non c'è. Intanto, intanto art 91 che credo sia Antonio Antro che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa ciao Antonio se sei tu cut on the table e lo buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio anche a te fateci sapere se avete letto uh, se avete già letto se avete già acquistato Kaiju Kaijun Numerate cosa ne pensate uh, all'inizio ho parlato di fenomeno manga uh, è effettivamente così perché i numeri che questa serie che è iniziata in Giappone a luglio dello scorso anno ha raccimolato dei numeri impressionanti uh, ci sono circa 6 milioni di copie in circolazione. Sono in Giappone: 100 milioni di visualizzazioni su Shonen Jump Plus che è il corrispettivo digitale, la, la rivista digitale corrispettiva di Weekly Shonen Jump, che è una delle più famose riviste, manga uh, al mondo, um, e uh, la cosa più impressionante di questi numeri uh, è il fatto che in Francia Calcio America ha già esordito e ha venduto 22.000 copie nella prima settimana, che ci fa capire come il mercato del fumetto sia sempre di, stia sempre di più diventando globalizzato, nel senso che è un lancio, se fatto bene, è fatto bene a tutte le latitudini. Sgraficare Sara dice non l'ho ancora letto, ma l'ho giardinato in fumetteria un po' come tutti, uh, tra l'altro, poi con una uh, manciata, una mezza dozzina di versioni diverse con diversi omaggi all'interno. Quindi, chi più ne ha uh, più ne metta. Quella che vi sto facendo vedere io è la, la versione standard uh, arrivatami, uh, con qualche giorno d'anticipo, ringrazio. Uh, Chiara e gli amici di Star Comics per uh, la solerte uh, spedizione, la recensione è già uscita. Poi la mia di Cajun Average ve, uh, ve la linko. E uh, voglio però avere un parere da te, Giuseppe, perché è, abbiamo detto è un, uh, un ritorno a, a certi stilemi di una decina, più di una decina di anni fa. Uh, Qual è stata la tua impressione su Kaiju Number 8? Eh, che tipo di pubblico secondo te può attirare? E a livello meramente grafico, professionale, eh, come lo vuoi chiamare, che impressione ti ha fatto? Senti, allora, io l'ho vista come eh, un ritorno a una boccata d'aria fresca perché erano un bel po' di anni che non si vedevano kaiju o creature simili nella produzione giapponese che tra l'altro li hanno inventati loro È eh, come se sì, si sì. fossero un po' stancati un po' fossilizzati su alcune tematiche come ne abbiamo anche parlato ieri come sui su, sekai sì. eh, sì, nei viaggi nei passati o in altre terre eh, quindi il vedere qualcosa ambientato Potremmo dire ai giorni nostri, mm -hmm. con i mostri che eh, classicamente attaccano Tokyo, eh, <ride> il Giappone, è, è stato bellissimo. È, era ora. Eh, eh. Per lo stile, senti, i... io purtroppo. Uh, ho letto solo il primo capitolo sul mm -hmm. sito della Star, quindi ho ordinato anche io il numero uno, ma è ancora arrivato. Eh, sì, sì. Quindi non mi posso esprimere più di tanto, eh, però è, sembra molto fresco, eh, mm -hmm. adatto al tipo di storia che l'autore sta portando avanti, sì, ci sono le mazzate, le distruzioni, <ride> ma ci sono anche molti stacchi comici come nelle produzioni di vent'anni fa, che ti alleggeriscono eh, la componente drammatica. Sì, sì, sì. Parliamo sempre di distruzioni e altro. <ride> non possiamo spoilerare cosa succede perché... Eh, Kafka e il suo sottoposto più giovane finiscono in ospedale. Eh, no, vabbè. Ci siamo mantenuti, diciamo, abbastanza generici. Subiscono eh, un attacco. Sì, diciamo questo. Eh, sì, E sì, il, sì. Il, il, il senior lo salva, il junior. Eh sì, anche eh, quello sì, è un grande classico. È un, della posizione giapponese. Senti, sono curioso di vedere eh, come andrà avanti. Mm, esatto, sì, anch'io. Qualcuno mi ha chiesto ma cosa ne pensi al netto del primo volume? Perché c'è anche da dire che fare una recensione su un volume 1, soprattutto per quanto riguarda i manga, è complicato perché poi la serie ha tutta un'evoluzione spesso estremamente diversa da quelle che mh, le premesse lasciano intendere. Allora, Cut on the Table, nel frattempo, che tu continui a inchiostrare, dice: Mi ricordo un titolo di una di anni fa chiamato Akaju. Uh, sempre sì, era un manga J-pop, me lo ricordo anche io. però quello era più horror. Era più horror. Sì. Questo è più classicamente, eh, passami il termine, fantascientifico. Um, per darvi un'idea, eh, ricorda. Eh, più una roba tipo adesso sto per dire una cosa bruttissima perché è una di quelle robe infinite che probabilmente non finirà mai ricorda a tratti anche se l'incipit è veramente eh, meno robusto okay. ricorda un po' Gyver che era una delle robe anni 80 più anche quello uno dei grandi titoli che anni sei 80 andato a ripescare amico mio Ricorda un po' Guyver è un po' al, proprio alla lontana Zetman di Matsukatsu Katsura. Che forse questo è un po' più famoso. Però Zetman di Katsura era un po' più supereroistico, questo invece, è più classicamente mh, fantascientifico. Ehm... Sì, perché qui effettivamente arriva il mostro a fare casini. E gli esseri umani vanno e l'affrontano, sono esseri umani. E più, eh, è eh, più ancorato agli stilemi classici dei kaiju, no? De dei, dei film o comunque delle serie kaiju, no? Dove non c'è eh, l'eroe, il supereroe che affronta i kaiju, oddio, eh, poi ci sono tutta una serie di declinazioni che hai detto anche tu, eh, i Super Sentai o i Tokusatsu. Che sono le serie, quelle in costume stile Power Ranger. I Power Ranger, poi hanno fatto genere a sé. I sentai hanno fatto genere a sé. Però, i vari Ultraman. No? Ieri parlavamo anche di Ultraman tra di noi. Uh, comunque c'è il supereroe. Passatemi sempre il termine, ovviamente. Non è inteso come supereroe, come quelli dei comics americani. Uh, c'è il supereroe che affronta il mostro gigante. Ok però qui non, non c'è questo aspetto almeno per il momento è più un discorso di forze speciali sì con tecnologia avanzatissima che affrontano questi kaiju che sono per il momento tra l'altro non eh, caratterizzati cioè sono veri e propri mostri che entrano arrivano, spaccano tutto e se ne vanno uh, nel, muoiono o muo oh, muoiono Um, vi lascio la mia recensione di Kaiju Lamberizza se siete curiosi. In chat adesso, vi metterò anche altri link fra cui quello per l'acquisto del, del volume. Se non l'avete ancora fatto, la Limited Edition, e, uh, è un po' un, un melting pot di, uh, di influenze classiche e meno classiche. La seconda parte del volume. Quando lo leggerete, vi ricorderà molto da vicino un altro manga molto popolare attualmente, sempre edito da Star Comics, ma non vi dico niente, altrimenti vi spoilerò troppo. Uh, facciamo un passo indietro. Perché secondo te Giuseppe l'immaginario dei mostri giganti, dei kaiju nello specifico, ha fatto breccia nell'Occidente in maniera così forte uh, rispetto a tanti altri immaginari, anche gli stessi super sentai, no? O i Tokusatsu, al netto che Ultraman sia arrivato anche in Italia, all'epoca non sospetta i Super Sentai sono arrivati seppur col contagocce anche in Italia, i Power Ranger ma anche altre versioni, eh, sono rimasti sempre una roba di, di, di nicchia. E invece, Godzilla è, è, è stato davvero il, la chiave di volta di un immaginario per noi occidentali tipico del Giappone per noi occidentali allora senti ehm, parte perché agli occidentali piacciono un sacco i mostri c'è una produzione immane di mostri in maniera generale partendo da Frankenstein, Lupo i, i vampiri eccetera, eccetera, eccetera. Eh, sono, è semplicemente una roba molto più grande che gli americani possono buttare giù con <ride> tutta la loro potenza di fuoco perché alla fine sempre quello è e, però c'è un po' da distinguere perché eh, da noi è arrivata una forma adattata nella produzione giapponese i super sentai eh, che poi abbiamo parlato ieri che hai detto tu prima eh, sono diventati in occidente i power ranger ma power ranger e super sentai sono molto diversi se li vai a vedere quindi sono comunque arrivati da noi con i prodotti contaminati per adattarli al nostro gusto. E io dubito che i Super Sentai avrebbero avuto un pubblico, e anche adesso al di fuori del Giappone non ce l'hanno. No, uh, Godzilla è forse l'unico: l'unico uh, perché io memore del film degli anni, de, del, degli anni no, del '99, quello di, sì. di Emmerich, che era un Iguana gigante. Sì, quello non era Godzilla no, non è il potevano. massimo. Beh, sì, <ride> era però prodotto... ha fatto in modo che la gente sì, vedesse la differenza. Minchia, ok, Godzilla da dove è venuto? Gojira, ma che è sta roba? E quindi la gente si è poi indirizzata al vero. Mm, per mm, alla, alla vera Godzilla, però essere sempre lì è sempre eh, per menarlo giù. Sì, 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 vabbè, il senso è sempre quello. Non c'è molto da, da girarci intorno. Anche il MonsterVerse, quello attuale di, di Legendary con Godzilla è un ottimo Godzilla è un ottimo King Kong, eh, un ottimo Kong. Però alla fine è sempre quello il discorso, cioè si devono menare <ride> lì. Eh, lì Se i menano i mostri e gli esseri umani sono relegati a piccolissimi ruoli, Preferentemente non hanno modo di. No. Oh, semplicemente lo hanno dimenticato perché, nel eh, primo film di Godzilla, nei primi film di Godzilla, i, gli umani si ingegnano per fermarlo e ci riescono non ad ucciderlo, ma a fermarlo. Mm. Eh, mentre nel Monsterverse, questo non, 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 avviene. non avviene assolutamente. E lì Il Monsterverse è tutt'altro: per farci vedere i mostri che dovevano mettersi tra di loro. Sì, sì, effettivamente l'impostazione è radicalmente diversa, cioè gli umani diventano meri spettatori eh, dei match tra i mostri, cercando di capire le origini, tra virgolette, no, le motivazioni. Eh, eh. Ma è cambiato anche, anche in, nel Giappone stesso, eh, quello che rappresenta uh, Godzilla. All'inizio Godzilla è forza della natura mm. eh, cambiata dall'uomo e che deve punirlo per questo. Poi si è trasformato in una sorta di antieroe nell'affrontare altri mosse, esatto. anche gli umani, poi sempre andando avanti è diventato un eroe, una cosa mm. imbarazzante, eh, <ride> fortun fortunatamente quel ciclo da noi non è arrivato, e, e, per poi tornare ad essere nemico nel film di Roland Emmerich del 99 per poi essere nuovamente un anti-eroe nel, anti nel Monsterverse sì, però inizio Godzilla è una forza della natura una sorta di punizione divina Wendy Coprince72 dice nei film dell'era Shaw e, dell e anche i sei gli umani avevano un ruolo più prominente penso se il dottor Serizavo nell'origine del 54 sì. assolutamente sì eh, confermi con dei riferimenti più puntuali dei nostri quello che stavamo dicendo cioè che la parte del fascino di quel dei film originali eh, sui kaiju era appunto il vedere come gli umani si ingegnassero per respingere o arginare comunque eh, l'avanzata dei mostri eh, anche perché Godzilla è creato dalle radiazioni eh sì, adesso apriamo un lungo eh. Eh, una lunga Pagina sulle origini dei kaiju. Giomana dice, oh mio Dio, i godzilla, citazione <ride> e... e Poi apriamo anche una parentesi su questo. Sì, allora dici bene il discorso delle radiazioni. I kaiju sono comunque una risposta sempre al... Uh, come lo possiamo chiamare? Terrore atomico. Sì, uh, sì, sì, sì proprio quello che, volente o nolente, la cultura giapponese ha dovuto esorcizzare uh, in, in, nel, nel suo modo assolutamente peculiare di farlo, quindi Godzilla, ma anche poi tutto l'immaginario dei robottoni giganti, che da noi è più popolare di qualsiasi altra cosa al mondo, probabilmente, uh, in cui il, il, il mostro gigante, il kaiju, che fosse nato dalle radiazioni o comunque che fosse uh, un'espressione um, un di quel terrore, doveva affrontare l'ingegno umano in un'altra forma che era quella del robot gigante, trasformabile o meno, proveniente o meno da un altro pianeta, citando Goldrick uh, o Grenzinger, se preferite il... Uh, la dicitura originale uh, anche lì forse uh, noi italiani il discorso dei kaiju e correggimi se sbaglio Giuseppe è anche un discorso di averli sempre percepiti come i nemici dei robot. sono sempre stati cattivi, sempre non, uh, per, per noi l'immaginario del kaiju è quello comunque del mostro da affrontare al, a, al comando quantomeno di un uh, sì ma anche eh, perché dovrebbe... noi non avevamo non abbiamo mai avuto questo concetto della paura atomica eh, no assolutamente quindi perché avremmo dovuto preoccuparcene quindi è molto più semplice vederli come i cattivi di turno da far fuori con come tu, il robottone assolutamente poi, sì i robot che danno mazza dei mostri ma sì, la roba torniamo... più di 10 anni e si diverte che grande torniamo sempre al discorso che Uh, inevitabilmente il kaiju uh, la presenza del kaiju porta uh, alla mente roba di menare uh, allora vi dico vado controcorrente kaiju namerete è un fumetto uno shonen che uh, per quanto sia mh, non corretto dire che è un genere uh, noi gli occidentali lo uh, identifichiamo come un genere. Come ben sapete, o come magari qualcuno di voi non sa, ci sta seguendo, lo rispieghiamo, eh, il fumetto giapponese si divide più che per generi per fasce di età, che è una roba mh, da un lato geniale, dall'altro eh, tanto restringente quanto le categorie che noi affibbiamo, azione, thriller, eccetera, eccetera. Cajun um, Abreit è uno shonen, quindi un fumetto rivolto a adolescenti principalmente maschi che deve rispettare certi stilemi, uno di questi stilemi è l'azione, quindi menarsi. In questo primo volume ci sono un paio di scene d'azione uh, molto forti, molto uh, articolate anche, una molto immediata quella finale del, dell'atto finale del volume è abbastanza articolata però c'è meno menarsi di quello che si potesse immaginare uh, quindi anche questo aspetto che diceva giuseppe l'evoluzione della serie vediamo poi uh, quanto si menano nei prossimi volumi e soprattutto il menarsi è bello se si crea un, uh, un nemico uh, che ti porta a degli scontri con un certo criterio, una certa spettacolarità. E il discorso dei kaiju è proprio questo. Per loro natura, la grandezza e il grado di devastazione che, portano, che si portano alle spalle, porta inevitabilmente ad immaginare delle scene d'azione estremamente spettacolari, che era un po' il discorso di Ultraman, no? Uh, ne parlavamo ieri insieme, Giuseppe, aspetti con ansia la seconda stagione di Ultraman su Netflix perché è un po' la via di mezzo fra il supereroe classico occidentale e il discorso dei kaiju. No? Uh... Sì, que ma questo perché Ultraman può essere un sottogenere eh, sì. dei kaiju perché i kaiju hanno fatto genere. In Giappone, e di conseguenza hanno creato dei sottogeneri quindi varie declinazioni. Eh, sì. Ultraman è uno di eh, un Seijin, un uomo delle stelle, mm. volgarmente detto alieno, eh, possiamo chiamarlo così. Sì. Ce ne sono altre due di sottogeneri che, che hanno generato i Kaiju. Ci, ci sta sì. ovviamente. Qui ci, Wendigo Prince 72 ci corregge con delle eh, definizioni puntuali, è un toccusazzo. il mio giapponese è pessimo, Eiga sicuramente, dai Kai, Eiga, ok, lo, leggendolo prima in mente, sì, eh, è una, comunque rimane una declinazione, un sottogenere. Ovviamente, Old Olmenimo dice, la questione robottoni contro mostri fa parte del cortocircuito che porta a Pacific, Pacific Rim. Bell. Il primo film, dice sempre Wendigo Prince, un bel filmone, il secondo invece purtroppo... Di eh no, il secondo non lo pensiamo proprio. E il discorso di uh, Pacific Rim è che Guillermo del Toro, essendo un appassionato di cultura pop e di mostri tra l'altro, uh, è uno dei pochi, o è stato uno dei, dei primissimi sostenitori dei, degli anime robotici in America e quindi la sua Visione, come a lui ha filtrato tutto ciò che noi ci siamo sorbiti per tutta la nostra adolescenza, almeno la mia di Giuseppe, non so la vostra, Windico Prince 72, se quel 72 è la tua età, il tuo anno di nascita, lo hai fatto anche tu. Non ti voglio dare del, del vintage. Eh, <ride> però, noi l'abbiamo filtrato in un'altra maniera, dopo un po' ci siamo resi conto, Guillermo del Toro l'ha filtrata ovviamente in maniera più romantica. Realizzando Pacific Rim, che tra l'altro, tornando al discorso di prima di Evangelion, risentiva molto di, eh, anche dell'influenza di Evangelion, che è forse l'evoluzione finale del, del genere robotico di quel tipo eh, con tutti i pro e i contro, soprattutto i contro eh, de dell'opera stessa. Tornando a Godzilla, <coughs> Godzilla è anche protagonista di un mensile che eh, come sapete è edito da Saldapress uh, più che il mensile uh, ci sono due uh, due volumi diciamo che vi voglio consigliare riguardo a Godzilla il primo è Godzilla all'inferno che è una rilettura di Godzilla in chiave dantesca è molto particolare, è più un libro illustrato uh, è più un libro illustrato quindi un po' più particolare. Se volete invece il Godzilla classico, vi consiglio questo volume qui. Godzilla, la guerra dei 50 anni di James Tocco, che è un autore che forse, di cui forse avete letto Alien Dead Orbit, un altro volume sempre edito da Saldapress. E diceva: si ricollega un po' al discorso che faceva Giuseppe, cioè il discorso degli esseri umani che. Nelle, nelle prime pellicole dei Kaiju di Godzilla, si, eh, in qualche modo sono costrette ad ingegnarsi per affrontare il Kaiju. In questo senso, il protagonista di questo volume, eh, Ota Murakami, affronta Godzilla in un lasso di tempo che, va, che dura 50 anni. Quindi, dal primo, eh, dal primo incontro con Godzilla del 1954, eh, in cui è un soldato semplice, fino poi all'ultimo. Uh, incontro dopo 50 anni è un volume interessantissimo disegnato con un occhio <coughs> automo quindi ad un certo tipo di uh, estetica metà fra il fumetto indipendente americano e il fumetto anni 80 giapponese uh, vi faccio vedere qualche tavola giusto per farvi capire il tipo di tratto ok Uh, è, uh, è una delle letture che io consiglio su Godzilla, al netto poi, ovviamente, perché va un po' fuori dagli schemi di quello che è il classico uh, arrivo di Godzilla, distruzione, Godzilla si ritira, viene respinto. Ecco, questa è una visione un po' più uh, articolata e particolare anche per l'approccio grafico di uh, Stocco. Ricordate Salda Press, il mensile e poi... Questi due volumi, Godzilla all'Inferno e <coughs> Scusate, Godzilla la guerra dei 50 anni, di cui vi metto orora <coughs> il link per l'acquisto in chat. Allora, ovviamente non era il tuo, il tuo anno di età, il tuo anno di nascita. Ho 21 anni, quindi ti ho, ti ho appioppato altri 20 anni, praticamente, Wendy Prince, <ride> perdonami. Eh. Uh, per i fumetti occidentali, aspetto con ansia che Saldapress porti Godzilla Rulers Overt di Matt Frank. E se c'è qualcuno degli amici di Saldapress in ascolto, ci eh, chiedono Godzilla Rulers Overt di Matt Frank. Chissà che eh, non arrivi a mh, brevissimo un annuncio. Torno un attimo da te perché eh, il discorso poi dei, mh, uh, dei Kaiju e dei Tokusatsu non si esaurisce. Così facilmente, ma volevo chiederti: eh, c'è una differenza fra l'inchiostrazione nel fumetto occidentale e l'inchiostrazione del eh, fumetto giapponese? Eh, allora, sì, eh, nel senso che eh, nella maggior parte dei casi, a differenza nostra, che, dove con la modulazione noi cerchiamo di eh, far apparire masse. Mm -hmm. corporei vestiti, vestiti per il panneggio o altro, e lavorando principalmente in bianco e nero eh, i giapponesi demandano anche molto all'utilizzo di retini ed effetti speciali, quindi loro hanno nella maggior parte dei casi, ci sono eccezioni hanno una linea molto uniforme mm -hmm. nel ripassare eh, figure ambienti questo perché loro poi utilizzando retini ed altro eh, tu la prospettiva, e sì. le masse in questo modo sono poi molto più dinamici dei nostri, utilizzano uh -huh. un sacco di linee cinetiche, eh, in, anche, anche la stessa gabbia che sì. in un fumetto uh -huh. italiano è, sono tre strisce, dove abbiamo eh sì. massimo sei vignette, sì, eh, diciamo, la gabbia fumetto... manga è, è apertissima. Mm. Di, puoi, puoi trovarti un botto di roba o come avere una semplice splash page con mazzate a destra e a sinistra. Sono molto più <coughs> liberi nella costruzione sì. di, di noi. Sì, no. Allora mi venivi distratto perché sto cercando di trovare una definizione eh, di retini. I retini sono una di uno strumento del demonio perché sono complicatissimi da usare e. Uh, È vero. spesso, spesso È vero. si sente nel allora adesso ci colleghiamo anche a Cagiona Beret uh, molti di voi sanno o non sanno che uh, dietro la realizzazione di un manga c'è un autore che si prende tutti gli oneri e gli onori ma c'è anche un team un team composto da altri disegnatori i cosiddetti assistenti che sono Preposti a fare eh, a realizzare determinate parti del fumetto, molto spesso un mangaka o mangaka a seconda di come lo volete chiamare. Spero che il mio giapponese non eh, offenda qualcuno, eh, uno degli assistenti, probabilmente preposto eh, qualora si usino i retini, è appunto un retinista. Eh, il retino è. Mh, come ve lo posso spiegare? Una pellicola adesiva mh, che può essere tagliata, applicata sul foglio, ehm, può essere tagliata, può essere grattata via, eh, può essere incisa. Eh, sostanzialmente serve per dare una campitura omogenea, nera, eh, su cui puoi lavorare, eh, diciamo, in negativo. Ora, se ho detto una definizione poco precisa di retino, perdonatemi, spero che, però, abbiate capito uh, come funziona. Cioè, c'è proprio una pellicola che viene applicata, e poi c'è qualcuno che va ad incidere, magari le linee dei palazzi per dire gli sfondi e così via. Uh, o Prima effetti... sta roba si faceva a mano, quindi come i forni che si tagliavano, si attaccavano, si graffiavano per creare. Un effetto prospettico. Adesso c'è il PC che. <ride> Adesso c'è la... il PC, che però ti dico c'è qualcuno che ancora lavora in analogico mm -hmm. e usa in parte questa tecnica analogica. Se non vado errato, ma non voglio dire una fesseria, per cui se sto dicendo una fesseria, che mi perdoni Elena Casagrande. Ma parte del lavoro fatto da Elena Casagrande su Black widow con cui ha vinto un Eisner, era un lavoro fatto anche in parte in analogico con i retini. Uh, o se sto dicendo una, una fesseria mi perdonerà Elena o comunque se ha utilizzato tecniche simili retino in digitale erano comunque mutuate da questa tecnica che prima come diceva Giuseppe era fisica ovviamente questo è un lavoro molto minuzioso molto preciso perché nel momento in cui noi applichiamo una pellicola e iniziamo ad incidere o le iniziamo a ritagliare se sbagliamo buttiamo tutto a nel, nel cestino finita, è, finita. è finita è un po' come il discorso della colorazione analogica eh, l'acquerello se sbagliamo con l'acquerello sì ci sono delle, dei modi di correggere l'acquerello eh, e Francesca Vivacqua che l'insegnante di colorazione tradizionale mi perdonerà se semplifico ci sono delle eh, dei trucchi per correggere l'acquerello però se abbiamo completamente sbagliato Buttiamo tutto mh, nel cestino e dobbiamo ricominciare da capo. Ovviamente, perdonatemi se semplifico al massimo i, i discorsi tecnici. Se no, ci sono ma hai semplificato bene anche nella stessa impostazione? Voglio dire, Esattamente. Ci sono per correggere fino a un certo punto perché qui non c'è il ctrl Z di Photoshop, <ride> non c'è il control Z di Photoshop. Ovviamente, come tutte le eh, tecniche analogiche, eh, ci sono dei trucchi che però ti aiutano fino a un certo punto, poi se hai sbagliato è sbagliato tornando sempre al discorso della differenza nell'inchiostrazione anche gli strumenti sono diversi eh, tra fumetto occidentale e manga eh, giusto giuseppe cioè vai sì, manga... sì. mm. vai vai allora, vai. Eh... allora come... potete vedere me eh? io ancora in <ride> vecchia maniera china pennello pennarelli acrilici bianchi eccetera. però il pennello è lo strumento principale sì. eh, mentre in giappone usano mh, prevalentemente il pennino che non è mh, quello occidentale quindi molto rigido mm. per la calligrafia che si usava una volta anche per scrivere mm. no? un, mh, sono due tre sette di, tipico, tipologie di pennini a seconda Uh, nel dover usare o meno per un certo elemento sono molto morbidi in modo da poter permettere di allargare la punta e quindi di modulare creare nella stessa linea una parte sottile e una più spessa come mm -hmm. ho fatto io per questo, nel braccio di Kafka sì. per far uh, percepire la sostanza uh, e per questo lo utilizzano anche una china molto fluida molto diluita Uh, a differenza della Windsor nudo che, che uso io che, che si usa principalmente che è molto densa e un nero coprente quella giapponese è più liquida però copre di meno questo perché con il Benin Lord devono andare a, a fare eh, più, i segni più, per le linee cinetiche sì, per le linee cinetiche uh, guarda, c'è un autore, un mangaka giapponese che ha aperto un canale che ogni tanto posta Uh, il suo modus operandi eh, se non mi ricordo uh, poi te lo passo in modo da poterlo assolutamente eh, sì. eventualmente ed è molto interessante questo uh, il loro processo creativo Perché poi come hai detto tu ogni mangaka ha un certo numero di assistenti eh sì. a differenza del fumetto italiano dove una, eh, esce il fumetto il text, o gli andog 94 uh -huh. pagine ogni mese però l'autore ci ha impiegato 9 mesi per poterlo realizzare, quindi sì. ha iniziato a lavorarci due anni prima, e sì. i capitoli dei manga escono quasi ogni settimana, al massimo eh, sì. ogni due, quindi sono 14 pagine, 15 sì. o in alcuni casi anche 20 o più, devono essere molto veloci, eh, hanno bisogno, quindi c'è l'assistente per i personaggi secondari, l'assistente per eh, lo sfondo, l'assistente per i retini eh, è un macello il mangaka principale fa quasi sempre i personaggi principali abbozza tutto il resto perché gli assistenti poi che, avendo il suo stile eh, sì. lo aiutano in quel modo ne parlavamo la settimana scorsa quando abbiamo <coughs> ospitato Davide Gianfelice che salutiamo per uh, la live di uh, Flash Zagor, stavamo facendo un po' di uh, chiacchiera libera e diceva nella mia vita se dovessi scegliere un lavoro dei sogni vorrei fare il, uh, il retinista appunto di Katsuhiro Otomo che uh, si dice che oh, faccia solo davvero facesse o faccia solo, davvero solo i personaggi principali, poi abbia uno stuolo di assistenti per fare <coughs> qualsiasi altra cosa. <ride> ma sì, ma tu, tu pensa che gli assistenti vivono nella stessa casa del, sì, sì. del mangaka, cioè vivono sì. insieme o hanno uno studio sempre vicino a casa del mangaga perché lui non deve spostarsi più di tanto, perché, perché lavorano in tempi stretti? Mm. Eh, se non ricordo male qualche tempo fa, Rumiko Takashi pubblicò il suo calendario sì. settimanale ed era una cosa sì. allucinante, eh, allora, sì, sì. ormai c'è anche una certa età. <ride> Tra l'altro, nell'edizione italiana, non so se nelle altre edizioni, però mi ha colpito molto perché eh, è un brossoletto con Alette. Nella, nella quarta di copertina, nella letta in quarta di copertina, ci sono i nomi degli assistenti. Veramente? Con le, sì, sì, con le mansioni: Sfondi, Osamu Kyo, Rifiniture, Giro Sakura, Design degli arbi Mantoi Binta. Che è il nome più difficile che potremmo leggere stasera. Credo. Um, è, strano, è una cosa insolita eh. in perché. Non, uh, non è usuale trovare i nomi assolutamente no, sono dei fantasmi cioè devono esserlo per non togliere luce all'autore sì. principale sì, poi nel corso degli anni uh, si viene a sapere che magari il mangaka X è stato assistente di uh, e così via uh, adesso non ricordo se fosse uh, Kentaro Miura sia stato assistente di uh, Buronso sì. e Tetsuara se non ricordo sì. male per un breve periodo durante la lavorazione non so di che serie non che nel guerriero uh, poi c'era <coughs> Takeiko Inoue era stato assistente di non ricordo cioè, alla fine poi <coughs> qualcosa per i grandi nomi viene, viene fuori ovviamente perché magari lo stile si avvicina uh, allora Geomana ti chiede il tuo stile è molto simile ai Mangaka. Mangaka si scrive col K, eh, giusto per, eh, per cercare di rimanere filologicamente eh, corretti al netto del nostro ferratissimo giapponese. Non è che ti stai preparando a qualcosa di nuovo? Perché ho comprato i tuoi libri, ma questo stile è nuovo. Eh, può, può essere allora, come autore, cerco sempre di migliorare qualcosina, Uh, livellare più o meno aspetti integrare magari cose che avevo perso, che leggo manga uh, durante la mia adolescenza disegnavo <ride> i manga, cosa che poi ho perso uh, nell'intraprendere la professione però mh, per anche evolvere ho deciso di fare qualche passo indietro in positivo in questo caso, quindi, nel reintrodurre uh, certi elementi nel manga, quindi più o meno linee, più snelle, più mh, velocità, più cose potrei. O non potrei star preparando qualcosa. Non si può dire allora. Il canale di cui parlava Giuseppe prima non era un canale a caso, perché io in realtà cercavo uh, qualche nome sconosciuto. In realtà era un canale, il canale di Naoki Urusawa. Vi metto il link su YouTube, tra l'altro. Il primo video che vedete è caricato home page in basso a sinistra, è proprio uno in cui sta lavorando con dei retini in analogico. Se non vado errato, però lo visto e? adesso è per farvi capire lì. Proprio con questa pellicola è una specie di taglierino, credo che sia uno strumento apposito per i retini Wendigo Prince ci dice: eh, Qual è il tuo kaiju preferito, non limitando a Godzilla, quindi prendendo anche in considerazione Gamera, Ultraman e altre serie del genere? Okay. Uh, a te, a te. Eh, a, a me. Eh, sì. eh. Eh, io qui sto per dire qualcosa di eh, brutto, ma è King Ghidorah. Ah, beh, so. in, beh. Che, allora, che tecnicamente non è un kaiju, eh. però rientra in quella categoria. <ride> Perché i kaiju sono, come abbiamo già detto, creazioni umane create eh, dall'uomo in, in qualche modo. King Ghidorah invece, no, è un peggio uh, dello spazio. Eh sì. eh, però mi è sempre piaciuta, co piaciuto come nemesi di Godzilla, il fatto che fosse intelligente, bastardo, <ride> sì, sì. <ride> eh, tutta una serie di i cattivi piacciono. Questo, però, è al secondo posto, eh, ragazzi. Il è il primo. Non c'è niente da fare. Gojira rimane sempre primo per una serie di motivazioni. È nel, mio, è nel mio cuore <ride> esatto, affettiva. però. Minilla uh, è il top. Quindi, Minilla rimane inarrivabile. È ah, figlio sì. di Godzilla. una roba che tre. imbarazzante. Una roba tre, Ma ve la dovevo dire. Eh, fortunatamente, P poi, fortunatamente, poi riprende perché diventa adulto all'improvviso sì, uh, perché assorbe leggere del padre. È bello. E adesso eh, ci arriviamo però, perché ma... in realtà Minilla non è una roba tirata lì così a caso. Wendigo Prince dice il mio invece è il Mechagodzilla Millennium Kiryu e che poi Mechagodzilla l'hanno anche rimaneggiato nel, nel, Monsterverse nel Monster vs giusto per avere un altro con cui menarsi, ci sta eh, il discorso di Godzilla e in realtà dei kaiju e dei super sentai di, di Tokusatsu in generale è che sono stati precursori anche di quello che va per la maggiore in occidente adesso cioè i famosi universi cinematografici perché eh, al netto di tutta la filmografia di Godzilla che è sterminata eh, ma basti pensare ai super sentai tra l'altro i Super Sentai tecnicamente, non voglio dire una fesseria correggetemi se sbaglio ma a un certo punto sono stati tutti quanti messi in un'unica quella che noi occidentali amanti dei comics chiamiamo continuity cioè tutti un unico universo narrativo. Un narrativo tutti collegati uno con l'altro ehm, i Super Sentai non i, i Tokusatsu eh. ehm, Vabbè, che hanno fatto lo stesso con i Power Rangers e tra i Super Sentai i Power Rangers sono tutti <ride> eh, collegati tra loro, tra virgolette. Eh, è un aspetto interessante perché eh, anticipano di 40 anni forse l'idea di universo condiviso, di serialità cinematografica, di serialità in generale. Eh, insegnano in qualche modo al, anche questo all'intrattenimento occidentale. a Uh, avere una certa continuità narrativa no? uh, è un esperimento interessante, anche perché poi coinvolgono diverse generazioni, in diverse sfumature. Perché se la formula rimane tutto sommato identica, però i film originali, come quelli che citavamo prima, dell'era Eze, ad esempio, sono diversi da quelli successivi. Così come giusto per fare un esempio, più. Più vicino a noi, il film di Emmerich del 99 eh, era un prodotto estremamente anni '90: una roba nata e cresciuta negli anni '90 che è diversa dal Monsterverse, dove si è voluto dare tutto un, un contesto diverso, inserendo anche Kong, eh, tutta una serie di eh, con tutta una serie di rimandi più puntuali ad una mitologia che merita comunque quel rispetto che il film del 99, come tutti o quasi tutti i prodotti degli anni 90, prendevano e masticavano in maniera sguagliata nel tentativo di eh, farsi apprezzare da un grande pubblico che in realtà rimaneva abbastanza tiepido eh, negli anni 90 a queste operazioni, giusto perché veniamo da il mese di The Batman abbiamo parlato allo sfinimento dei, dei vari Batman e Robin e Batman Forever erano esempi ma se ne possono fare a centinaia di film usciti negli anni 90 che masticavano tutto ciò che noi abbiamo di più caro eh, vicino al cuoricino e lo restituivano eh, in maniera decisamente poco entusiasmante ecco diciamo così Sì, però c'è da dire che Fu anche grazie al Godzilla di Emmerich eh, che in Giappone capirono che al pubblico piaceva ancora, soprattutto in Occidente. Sì. Loro non ne avevano una più pallida idea, perché nonostante adesso, riguardando è il Godzilla di Emmerich, però <ride> all'epoca immagino un sacco di soldi. E fu anche grazie a lui se... Eh, ripresero a produrre film in Giappone con i dovuti pesi perché erano uscite cose inguardabili. Eh, eh, L'apice, poi eh, della ripresa è stato lo Scingo di Idea che hanno. Un progetto lunghissimo, 5-6 mm. anni di produzione, se non ricordo male. Perché mai? Non, non l'avrei mai detto da, da anno, un progetto lungo, è. Trattandosi di dire che hanno poi, vabbè. Eh, siamo nei suoi tempi, eh, ricordalo. Sì, eh, diciamo. Nei suoi tempi anche... anche. Abbastanza sì. veloce. E fu anche per questo che. Diedero il via a quello che è poi è diventato il Monster. Pass, eh? Sì, chiaro che. è quello che dicevo prima. Il cambiamento per ogni generazione serve anche a far ritornare interesse intorno a delle dei franchise, delle IP, chiamatele come volete che per forza di cose hanno dei cicli vitali tutti loro uh, Wendigo dice Prince72 dice hanno anche fatto crossfade tra Super Sentai e Rider assolutamente ma mm. uh, tra l'altro c'era qualche in pandemia, in piena pandemia uh, venne sbloccato un canale YouTube di cui adesso non ricordo assolutamente il link come quello di Urasawa prima in cui erano stati messi tutti i vari Tokusatsu Super Sentai con i sottotitoli eh, in inglese, eh, però voglio dire, dovrebbero essere abbastanza masticabili, quindi se provate a fare una ricerca Super Sentai su YouTube, magari vi esce qualcosa di interessante se siete appassionati. Eh, tra l'altro il discorso di Super Sentai, che dicevi prima dei Power Rangers, che è la nostra versione occidentale, Oltre ad avere avuto una seconda vita fumettistica floridissima negli Stati Uniti con tantissimi autori italiani, eh, Eleonora Carlini, Daniele Di Nicuolo, eh, Simone Di Meo, eh, che salutiamo tutti, in Italia hanno avuto purtroppo una vita editoriale un po' eh, poco, purtroppo eh, un riscontro poco di nicchia, poco... potremmo dire che erano sì, di, no, di nicchia, nicchia, bravissimo, non ho lo stesso riscontro che hanno avuto negli Stati Uniti, sì, ma perché eh. da noi ormai sono, sono un, è un po' tutto fuori tempo massimo, quindi di più sì, probabilmente sì, non... però devo essere sincero, uh, se passate nei vari canali sul digitale Terrestre, uh, intorno al 40, che sono i canali dei, del digitale Terrestre dei, mh, per ragazzi o bambini, ogni tanto c'è qualche uh, super sentai. Uh, quindi non è proprio morto però è un prodotto molto molto uh, di nicchia come diceva Giuseppe uh, tra l'altro uh, una piccola curiosità i power ranger originali quelli primi che arrivarono la parte uh, la particolarità dei power ranger è che uh, veniva acquistata la serie veniva tagliato tutto ciò che non era combattimento e venivano poi girate delle scene con un contesto completamente diverso o rielaborato occidentale ed è il motivo per cui mi ricordo quando ero ragazzino: è stata una delle ultime cose legate alla, alla mia infanzia, prima dell'adolescenza, all'arrivo dei Power Ranger. Um, mi domandavo perché facessero delle mosse completamente fuori tempo rispetto a quello che stessero dicendo perché in realtà avevano fatto questa operazione di tagli e cuci che era una roba. Eh, Fatta dalla Sabans che era questa azienda che acquistò che puntò sui, uh, sui super Sentai. In realtà andando ancora più indietro, i super Sentai hanno una, mh, una storia interessante perché Stan Lee era un grosso appassionato di uh, anime robotici e super sentai. Uh, se siete uh, amanti collezionisti di giocattoli vintage, uno dei pezzi, alcuni dei pezzi più rari eh, a cui potreste imbattervi, in cui potreste imbattervi, eh, sono gli Shogun Warriors, che erano dei robottoni, dei plasticoni, alti, credo, 50-60 centimetri, eh, prodotti importati dal Giappone per il mercato americano, perché Sanliva cercò di portare di creare dei fumetti con i robottoni per la Marvel, il titolo della serie era Shogun Warriors, e quindi questi erano i giocattoli. Arrivarono anche in Italia, eh, uno dei più ricordo, dei miei trascorsi eh, nel, nell'ambito dei giocattoli vintage, erano, eh, era il Goldrake eh, Shogun Warriors, e soprattutto c'era un, un robottone che è, che è arrivato poi qualche anno fa in Italia, ridoppiato in italiano che era, se non ricordo male uh, Raiden uh, ma potrei sbagliarmi uh, è un incrocio tra gia Giappone e America e immaginari uh, che si sono contaminati tant'è vero che tornando a Salda Press e Super Sentai e Ultraman soprattutto Salda Press sta sempre uh, sta sempre pubblicando un'altra serie che si chiama Ultra Mega, che ha a che fare sempre con Kaiju, sempre con gente che si trasforma e Mena, ed è di James Arren la serie. Vi metto il link alla recensione, non al volume, alla recensione dei primi due volumi fatta dal nostro eh, Zcast Giovanni Zaccaria sul nostro rinnovato canale YouTube. Uh, per farvi un'idea, con delle tavole, vi mostrerò delle tavole, ve lo metto in chat. Uh, tra l'altro, Ultraman, di cui abbiamo <coughs> parlato prima anche per l'arrivo della seconda stagione dell'anime di Netflix, il manga di Ultraman è pubblicato proprio da Star Comics che ha uh, iniziato a pubblicare Cajun Amber 8. Tra l'altro, con un lancio uh, spettacolare e in pieno stile nipponico, se siete di Milano... Uh, credo la stazione di Porta Genova non voglio dirvi una fesseria ma credo sia Porta Genova è stata allestita come le stazioni metro giapponesi con dei poster a tema Kaiju Laberate quindi un, uh, un, un lancio stile davvero nipponico a dimostrazione di come in questo momento tutta la filiera sia dell'editoria fumetti sia comunque trainata da questo tipo di titoli che abbassano la l'età media dei lettori ed è una cosa eh, per fortuna eh, ci sono questi tipi di pubblicazioni che eh, portano nuove leve in fumetteria e libreria eh, con eh, più facilità di quelle che sono magari i comics americani è un discorso vecchio che facciamo ciclicamente ma è così eh, c'è poco da, da ragionarci Uh, Giuseppe, la domanda te l'ho fatta anche <coughs> prima di uh, andare in diretta. Perché Godzilla ha una salsiccia in bocca? In <ride> realtà non è una salsiccia, sì, è sì, sì. un treno. Che... È uno shinkansen. Eh, sono che... i vagoni di un treno. Che è, non <ride> inchiostrati sembrano una salsiccia, ma vi promettiamo che è uno shinkansen. <ride> sì, sì, sì. Sì. adesso adesso inizio a inchiostrare anche godzilla sì sì lo, te l'avevo detto che l'avrei fatta questa battuta e sono rimasto di parola uh, se siete curiosi dei lavori di giuseppe giuseppe non disegna kaiju <ride> cioè, ma disegna almeno gli ultimi due lavori di giuseppe gli ultimi due lavori di uh, winigo prince mi ha frustrato come mi sta frustrando per tutta la diretta dicendo: In un treno, una citazione di un'immagine originale del '54 eh... <ride> quindi, mi ha frustrato. Ha... Era più era spaghetti kaiju. Se fosse stata una salsiccia, ma va bene anche lo Shinkansen del '54. Non so neanche se lo Shinkansen fosse attivo nel '54. Quindi <ride> allora, scusate se sto perdendo la voce, ma sono un po' raffreddato quindi. Uh, perdonatemi se, sto, se mi sto trasformando anch'io dicevo Giuseppe i lavori di Giuseppe, gli ultimi due lavori di Giuseppe non hanno nulla a che fare con i kaiju non hanno nulla a che fare con i super sentai ma sono due lavori di uh, graphic biography uh, il primo edito da Rizzoli uh, è da, ha a che fare però col Giappone uh, perché è la biografia a fumetti di Okusai eh, che è l'autore, fra gli altri, della famosissima Onda, e eh, tra l'altro, se non ricordo male, eh, l'artista che ha utilizzato uno dei primi artisti ad utilizzare la parola manga, eh, se, non ricordo, se non ricordo male, con un'altra accezione: Sì, 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 si sì, ricordi benissimo, <ride> ricordi benissimo. Con un'accezione, ovviamente, che non è quella dei fumetti, ma. Uh, penso sì, se non ricordo male, si riferisse a delle vignette illustrate di vita quotidiana, una roba del genere. Giuseppe, tu che... Uh, no, quasi, sì, è verissimo. Disegnava vita quotidiana, c'era una certa scansione temporale, quindi passava del tempo. Uh, quindi era, sì, il, il prototipo dei, dei, dei manga, dei, dei fumetti in generale, in realtà. L'altro invece lavoro è edito da Rizzoli, eh, scusami, questo era edito da Rizzoli, invece l'altro lavoro è edito da Centaura, Centauria eh, ed è eh, un graphic biography sul, sul realismo. il movimento artistico, ve lo sto sempre mettendo in chat il link nel caso siete curiosi di vedere e soprattutto acquistare i, eh, i due volumi di Giuseppe, è un genere completamente diverso. In realtà eh, questo mi eh, consente di fare il solito messaggio, eh, un messaggio informato questa volta rispetto alle altre volte, eh, perché non vi do soltanto i riferimenti di eh, Grafite, eh, che vi ricordo non solo ha tre sedi, qualora abitate in Puglia, eh, Bari, Taranto e Lecce, ma eh, ha anche a disposizione una vasta. Uh, raccolta di uh, corsi a distanza, uh, fra cui quello che sta per partire il prossimo 29 marzo, proprio di uh, biografia e graphic journalism, con un insegnante di eccezione, Federico Zaghis, che è uh, l'editore e cofondatore di Becco Giallo. Becco Giallo è una delle case editrici più attive nel campo di questo, di questo particolarissimo genere uh, di fumetto. E, uh, il corso è, è online. Uh, vi metto subito il link qualora uh, vi eh, interessi anche solo da uno sguardo informarvi sul corso e poi in rapida successione vi metto la pagina Facebook di Grafite. Mettete un mi piace, di modo da rimanere sempre aggiornati sulle novità della scuola e il sito ufficiale, così potete andare a spulciare i vari. Corsi sia online che i corsi standard, il classico triennale di fumetto e così via. Ho anticipato il messaggio eh, in formato promozionale, di modo da non farlo alla fine, di, eh, in, tutta, in tutta fretta. <coughs> È un personaggio quello che Ibino, eh, Giuseppe, abbastanza, passatemi il termine, tipico del, dello shonen. È, personaggio buono dei buoni sentimenti ehm, eh, graficamente non è caratterizzato per attirare l'attenzione come tutti i protagonisti degli shonen se, se ci pensi no? sì, sì, ma è, così. È, è lo sfigato sì. mettiamo così è lo sfigato di turno perché voleva entrare eh, nel corpo anti kaiju Uh, giapponese ma non ci è riuscito e quindi ha ripiegato sull'azienda di pulizie di Gaiju, e lì è rimasto perché non ha più creduto in se stesso anche qui altro grande classico della produzione Beh, giapponese no, no, no. non crede più in se sì. stesso certamente sì ovviamente il, passatemi sempre il termine il, la maniera anonima con cui è stato caratterizzato graficamente è studiata perché poi la controparte eh, kaiju che è quella in copertina è fatta apposta per attirare l'attenzione del lettore uh, vuoi perché ha questo design sul blu che uh, attira l'attenzione perché è un richiamo a godzilla ovviamente il blu il verde uh, un grande okay. classico Uh, però non ha un, la tipica uh, forma dei Kaiju, che sono sempre un po' uh, quelli. Diciamo, i, i proto Godzilla sono tutti sauri, no? O lucertoloni se vogliamo, come bestie enormi, molto simili ai dinosauri uh, esattamente. Invece il design scelto per Kaiju 8 è ovviamente umanoide, però ha questa forma uh, un po'. Se fosse un, un teschio, uh, ma mantenesse le fattezze molto le fattezze umane, sì, eh, sì, sì. sì perché anche eh, lui, eh, il vino. La forma che uh -huh. di vino, rientra in una di quelle sottocategorie, <ride> che ti dicevo prima, sì, sì. di mostri con forma umanoide uh -huh. o umani uh -huh. con caratteristiche mostruose. Sì. Non ricordo esattamente qual è il, il termine, va bene, non ci uh, complichiamo me, con il vino, sì, 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 non riusciamo più. vino come personaggio potrebbe rientrare in quella categoria mm. di, di, di persona con caratteristiche da Kaiju sì. non è enorme, ha, ha un'altezza umana, mantiene quasi la sua. Però, ovviamente, fatto di scale, cioè questo teschio. <ride> eh, qualche pinna dorsale sì, eh, io ho citato Guyver all'inizio proprio perché la trasformazione sembra un po' quella di Guyver Guyver era un manga in cui c'era questo studente che veniva in possesso di un'armatura eh, eh, biomeccanica eh, e quindi si trasformava eh, in questo essere dalla sì, potenza su, fisica supereroe supereroe super sì Uh, tra l'altro il nome Kafka Ibino che è esotico in realtà Kafka l'ho anche scritto nella recensione ovviamente per noi occidentali magari per, <coughs> senza offesa per i giapponesi risulterà ancora più esotico a noi fa subito venire in mente con facilità Kafka Franz quello della metamorfosi sì. Sì, ma infatti credo eh, sia che c'è una citazione a Kafka ma assolutamente sì, è una chiara citazione. però forse l'ho scritto anche nella recensione. Forse, il fatto di aver citato di aver chiamato il personaggio con Kafka e quindi citando la, la metamorfosi, è la, mh, come dire, l'indizio che ci fa capire che non è una serie eh, dai toni prettamente supereroistici che effettivamente. Leggendo questo primo volume, Kafka non è che. Uh, si trasforma e dice beh ok adesso li, li, li sagagno tutti di botte e, e finisce così non sembra oh. avere questa struttura e eh no perché nel suo mondo i kaiju vengono uccisi e è diventato un... Quindi si, si, è questo problema ok che faccio lo dico o non lo dico eh, okay, bravo. se lo dico cosa mi, che se, mi succede mi credono che sono ancora un essere umano o mi fanno fuori appena mi vedono Esattamente, ut hai utilizzato due, uh, due parole giuste, cioè problema e ancora umano. Che è proprio quello il tema centrale della metamorfosi di Kafka. È un libro se non lo conoscete. In cui il protagonista si trasforma in uno scarafaggio gigante. Che detta così, mh, non è una roba body horror per quanto ci sia la mosca che sia una. Uh, mh, un altro riferimento, dai. Un altro chiaro riferimento in case Merit, ovviamente tolto di tutte quelle implicazioni prettamente horror, però la mosca è la versione cinematografica della metamorfosi, se vogliamo. Il problema della metamorfosi centrale è che il tizio che si sta trasformando, il protagonista che si sta trasformando in scarafaggio si chiede: si pone il problema, mi sto trasformando in scarafaggio, come farò ad andare a lavorare, come farò a mangiare, come farò a parlare? Qui non è, come ripeto, come se avete letto la recensione, andate a leggere, lo ritroverete: non è il tipico dualità fra eroe e, e, e identità civile, semplifico il discorso dei supereroi della maschera, no? O il discorso anche del qualcuno parlava, l'aveva accumulato molto a Devilman, Man, eh, Kaiju Number 8. Al manga assolutamente no, all'anime che era un rimaneggiamento pesantissimo del, del manga originale, eh, no perché l'anime giocava molto sul discorso del supereroismo, eh, trasformato Devilman in una sorta di, di, di eh, supereroe barra robot, nel senso che poi non so se ricordate c'erano anche dei... dei Uh, crossover improbabili, Mazinga e Devilman contro il mostro dei giganti, una roba del genere. <ride> roba da Mamma mia, <ride> quindi no. Secondo me invece è interessante perché già in questo primo volume l'autore non gioca facile, non ti dice: Sto creando uh, un super personaggio sullo stile classico dei Battle shonen ti sto facendo vedere. E in questo, secondo me, risente anche di, della modernità, cioè sì, anni 80, eh, anni 90, primi 2000, insomma, eh, a seconda di quale, in che decennio siano i vostri shonen preferiti. Uh, non è il classico battle shonen, ma ti dice, si menano, si meneranno forte, però nel frattempo ti dico che non è mh, un semplice discorso di trasformazione, dopo trasformazione, ma... Ti voglio far vedere che la trasformazione ha anche delle implicazioni tra virgolette nella vita quotidiana. Sì, ma eh, c'è sempre una tematica nascosta uh, nei, nelle sui giapponesi, c'è sempre, quella palese <ride> e poi c'è quella nascosta che ci arrivi dopo perché poi ti dà da pensare, ci ragioni su, ti si accende poi la lampadina. Sì, anche guarda, da questo punto di vista hai detto una una cosa giustissima, una delle cose che eh, giustamente un po' tutti hanno notato è che il protagonista, a differenza del classico protagonista dello shonen, che è sempre un eh, ragazzino, lo shonen inizia per sua stessa natura con un protagonista che ha più o meno la stessa età del lettore. Perché okay. è indirizzato a quella fascia d'età, come dicevamo all'inizio. Perché colpendo il target direttamente, senza girarci intorno, ti assicura... Di avere un lettore dall'inizio alla fine ti permette di avere una struttura narrativa per cui sono passati due anni, puoi far crescere il tuo protagonista e non perderai i lettori perché, perché il nel è cresciuto con lui facilissimo. In questo senso, il ragionamento non fa una grinza. La differenza di Cajun Amberet è che eh, Kafka Ibino ha 32 anni, che è un'età soprattutto per la società giapponese abbastanza avanzata. Difatti, nel fumetto viene chiamato vecchio vecchio a 32 anni vecchio. Eh, sì, perché è una società, lo sapete, è inutile eh, dirvi delle ovvietà. Siete più esperti di noi che ci state voi che ci state seguendo di cultura giapponese, sapete benissimo che è una società molto veloce eh, che fagocita eh, i, le persone eh, con una struttura eh, anche lavorativa Um, molto rigida, molto corporate, cioè, tutta una serie di, uh, di questioni che ben conosciamo della cultura giapponese, quindi è anche singolare da questo punto di vista, perché è un personaggio che è anziano. Uh, dal, uh, uh, rispetto alla media, di solito personaggi di questa, di questa età sono più quelli del Seinen, cioè del fumetto, appunto per gli adulti. Eh, con tutta una serie di implicazioni. Tra l'altro, eh, ieri quando ci siamo sentiti, abbiamo notato la stessa cosa, cioè eh, Number 8 è un ritorno a certe atmosfere di diciamo degli anni 90, eh, con una struttura narrativa spiccatamente anni 80. Passatemi questo termine ed è un ritorno agli anni 80 che in mh, diverse opere abbiamo rintracciato sia io che te. Uh, È vero, correggimi Giuseppe uh, se, se ho inteso male. Però, così come Cajun Beretta anche qualche uh, altra recensione mia che avete visto su cultura pop negli, negli, nelle scorse settimane, mh, uh, anche non mia, vi cito due titoli uh, tipo Colonna Generic Romance. E eh, Nuvole a Nord-Ovest, giusto per citarvene i due, avevano questo gusto eh, molto influenzato dagli anni 80 C'è un secondo te, un revival di quella quell'estetica e di quelle strutture narrative? Eh, in un mercato che di solito è restio, ai revival, eh, eh, come sì, ma può essere è, è, ed è strano. Ho detto... mm. cioè, spesso, con questo dubbio, anche ieri. Eh, infatti mm. non, non mi sono ancora spiegato come mai se si ha una voglia di guardarsi indietro se stavamo meglio quando stavamo peggio o, <ride> o se veramente negli ultimi anni il, il mercato, la produzione si era talmente saturata degli stessi mm. argomenti, degli stessi generi degli stessi stili perché mm. si stava andando incontro a una sorta di omologazione nelle produzioni, un po' quasi tutti questi grandi autori che non fanno altro che riprendere concetti già visti, la Takashi, con sì. uh, Mao, il suo ultimo lavoro che sta ancora andando, che nuovamente un Isekai eh, che io ho droppato quando ho detto, ma questo è cioè, in Ulyasha cioè, nel a ottocento, no, grazie, ho già vissuto quell'avventura, mi è piaciuta, ma finisce lì, non voglio riviverla nuovamente, vorrei qualcosa di diverso che lei ha tentato a fare con Rinde, ma che non è andata sì eh... perché poi lì si instaura un, un meccanismo perverso per cui un autore viene seguito solo perché il pubblico si aspetta esattamente una serie di opere fotocopia tra virgolette, è il problema che eh, ho avuto io personalmente nell'epoca del passaggio dallo shonen al seinen cioè da quando le letture erano più uh, tendenti allo shonen che uh, alla ricerca di qualcosa di un po' più uh, autoriale e mh, di uh, genere seinen, target seinen <coughs> era un problema ad esempio che io avevo riscontrato con Hiro Mashima uh, al netto del, di Atribat Mishima, Mashima contro Uh, Ichiro Oda, ma le opere di Mashima, gli di Mashima sono sostanzialmente più o meno tutti uguali. Ho il problema di Kishimoto con uh, il tentativo di Kishimoto di fare una roba nello spazio. Adesso non ricordo il titolo, Samurai 8 Samurai Eight, che non è andato benissimo. Tant'è vero che eh no. Kishimoto. Poi è ritornato a disegnare addirittura Boruto. Eh, ma anche in quel caso lì Kishimoto non, non era autore unico. Kishimoto scriveva storie di disegni, era di un suo ex assistente su, sì. su, su Naruto. Però è un peccato, lì ci ha provato a fare qualcosa di diverso, non è stato premiato dai suoi fan. Sì, è quello. È singolare eh, questo meccanismo. E c'è anche da dire che gli shonen... E, o, più in generale, i grandi fenomeni manga degli ultimi anni eh, mi viene in mente Demon Slayer, eh, non è durato tantissimo. Demos Slayer, se non ricordo male, sono, sono pochi eh, volumi. No, bene. 23 eh... volumi se non ricordo male. Quindi, rispetto a un Dragon Ball che contava una roba tipo 40 volumi o One Piece che sta per arrivare al 100. Eh, sono delle opere, o dico altri due, Censomen che finirà con il, con il 12, con il 13, adesso non ricordo, o Jujutsu Kaisen, che è l'altro eh, titolo, diciamo, di punta, che sembra, che sembra sia comunque in fase, già nella seconda parte della sua serializzazione, sono serie eh, mh, più a corte tempo. rispetto... Sono... No, sì, sono da a tempo, eh, sì. hai detto bene. Ma io potrei citarti anche altri, Black Clover, eh, finito, Fire Force, eh, per citarne eh, che, sono, che è finito di recente, tra l'altro due settimane fa. E, se, è un'ottima cosa dal mio punto di vista, perché così sì. il lettore sa, ok, riesco a finirlo nel corso della mia vita, ma <ride> non sappiamo quando finirà... Dragon Ball, uh, dottor Iamma, se l'è portato avanti, sono sicuro che avrebbe voluto anche continuare da un certo punto di vista. Se, se si è stancato per me benvenga. Ben, Donnell Slayer è, per, per è bellissimo così. Eh, sì. L'autore sapeva di doverlo finire in 8 volumi. In 8 volumi si è gestito tutta la trama. Però Vai, vai. Immaginati tu, immaginati. Se Miura avesse detto finisco Berserk in 30 volumi. Eh. <ride> Oggi non staremmo piangendo. No, il mio parere personale su Berserk è opere del ho citato prima Guyver, è una roba che va avanti dall'87, 88. Sì. Eh, e che, che non finirà non è... mai, che non finirà mai. Eh, voglio dire, avrebbe avuto anche un senso compiuto così. E avrebbe forse venduto di più, probabilmente. Tra l'altro sì. questa la differenza lo, tra gli showen. Perché eh, insisto sul dire eh, insistiamo insieme sul dire ha degli stilemi <coughs> che ci riportano indietro nel tempo. Perché l'inizio è molto più decompresso rispetto ad esempio, all'inizio di Censo Men l'inizio di Censo Man. Già dal terzo volume alla fine del secondo, adesso vado a memoria perdonatemi se non sono preciso già all alla fine del secondo volume o al terzo volume già si vede che gli avvenimenti prendono una direzione che ti porta inevitabilmente a una, uh, un percorso narrativo ben preciso che non può essere portato più di tanto per le lunghe idem Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen già dall'inizio ti dice guarda che non può durare troppo per tutta una serie di premesse legate al dito uh, e al, al, uh, alla natura dei sigilli, eccetera, eccetera. Quindi eh, sono li studiato. L'ipro funziona quando è di trama anche. Eh? Attenzione, eh se sì, è sì, sì, eh, no... di trama il concetto che il, la serie mi dura otto volumi, il lettore lo digerisce meglio. Sì, ma infatti è quello che dico. Cioè, qui il primo volume di Jutsu Kaisen ti ha. Presentato, seppur in maniera molto snella, ti ha presentato soltanto, neanche tutti i personaggi, ti ha presentato quelle che sono le tensioni narrative fra i vari personaggi e fra le varie situazioni. Però non ti ha detto nulla dei kaiju, non ti ha non approfondito nulla del protagonista. Se prendiamo Cenzomen come esempio, Lì nel primo volume ti ha già detto tutto quello che ti doveva dire sul protagonista. Hai un margine di crescita, ovviamente, ma non avrai nulla da scoprire. Sono impostazioni diametralmente opposte che già si vedono, secondo me, ma anche citando, che ne so, The Promised Neverland, ad esempio, anche quella, un'altra un serie iniziata e finita relativamente subito. in poco tempo. Sì, sì, in poco tempo. Anche lì si vedeva, sin dall'inizio, ti fa capire che a un certo punto ti dice ok, la direzione narrativa è quella, più di tanto non la posso portare avanti. Si erano un po' persi gli stilemi anche del battle shonen, c'è da dire. Eh. Cioè, era sì. da un po' che mancava una roba pura di menare. Cioè, mh, sì, Mairo Academia, però anche lì, Mairo Academia ha un profondamente influenzato dai, dai dai comics americani non, non, non ha mai fatto mistero di, di, questa, di questa cosa e si vede perché Maero Academia si è seduto su determinati stilemi che guarda caso sono anche forse passami il termine forse i punti deboli dei comics cioè dilatazione estrema di alcune situazioni il ritorno dei cattivi in in maniera ciclica eh, dicendo no quella volta il piano non era proprio questo era senza un perché, perché senza un reale perché no diversi dai classici eh, villain da Battle Shonen in cui tornavano ma tornavano perché erano potenziati eh, penso che in questo abbiamo siamo riusciti a giustificare mh, eh, l'idea del, della nostra affermazione è che Cajun Amberet sia un ritorno a degli stilemi classici. E anche graficamente, secondo me, <coughs> è molto più semplice graficamente Cajun Amberet rispetto ad esempio lo stesso Mairo Academia, dove il tratto è molto più nervoso, c'è cioè molto più tratteggio. Invece... Eh, Naoya Matsumoto è molto più... È pulito, uh, è molto, più molto pulito, pulito. Poche mh, linee. Molto semplice. Sì, molte meno di, la caratterizzazione del personaggio, davvero con due linee in croce, eh, mm. molto spesso. Che non è un, un, un difetto, attenzione. Eh. Assolutamente no, anzi, per, rende prima di tutto molto fruibile e veloce eh, la, la lettura. E, e ci sta poi anche molto bene con il contesto narrativo e gli stati comici che non avrebbero reso allo stesso modo con un tratto iper dettagliato tipo, la, la Miura eh, eh. Sì, Lo, la, la stessa mia... Miura quelle poche scenette comiche tendeva ad estremizzare a stilizzare al massimo le era una vignetta su cento di sportamenti no, e altro eh. e pipponi sì, qua invece la struttura è, è proprio io non sono un amante delle, dei, dei comic relief eh, neanche nei manga, in generale non ho un grosso senso dell'umorismo, quindi eh, non mi piace in un fumetto d'azione che venga ad esempio interrotta la tensione con una battutaccia. Eh, nei manga l'ho sempre trovato funzionale. Perché sono narrativamente la tensione costruita in quel modo: qui vengono piazzati in maniera intelligente. Vengono piazzati in maniera intelligente perché servono per approfondire. Innanzitutto uh, il collega di Ivino perdonatemi se non mi ricordo il nome, eh, ovviamente Leno. Leno e non sbaglio? Il nome è Leno, il cognome non me lo ricordo, eh. ma Leno va va varrà come Leno. Uh, vengono piazzati in maniera. Um, Strategica per approfondire per dare un po' di profondità ai personaggi secondari, tra l'altro, poi il tratto di uh, Matsumoto mi ha ricordato quello di Shaman King di Takei, uh, non so se faccio un paragone: uh, che calza secondo te, Giuseppe? Se hai letto Shaman King, e, no, 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 io ho visto l'anime che era un po non ho avuto occasione, mh. ho visto qualcosina, mm. uh, non mi posso sbilanciare. Ok, ok. Però mi ha ricordato, magari, se qualcuno che ci sta seguendo è d'accordo o non è d'accordo, mi può... Eh, Però, vedi, questa, questa semplicità sì. nel segno, io l'ho riscontrato in molte evoluzioni. Demon Slayer, Black Clover, sì. eh, si sta tornando a questa curiosità, che poi, dicevo prima, che rende tutto più fluibile e veloce. Soprattutto nell'iscione Le... che dove si meno, no? si sì, Black Lover più forse di Demon Slayer, Che Demoslayer eh, ha come critica soprattutto i primi volumi. Il disegno era molto acerbo. Eh, probabilmente è rapportato anche al discorso perché in tutto questo, noi avevamo parlato di numeri, numeroni. Eh, tra l'altro eh, se realizzato in digitale, eh, con eh, 100 milioni di visualizzazioni ad aprile 2021. Quindi, Madonna, non siamo, non siamo ancora nel, nel eh, almeno, non credo, nell'ottica del miliardo come, come fanno alcuni webtoon eh, coreani. Webtoon di cui parleremo domani, domani sera con <coughs> i ragazzi di Jundo, che è una piattaforma che sta portando in Italia fra gli altri. Webtoon cinesi, uh, Webtoon nascono in Corea e sono sostanzialmente fumetti digitali strutturati per essere letti su smartphone o tablet, quindi in, uh, in verticale. Uh, non stiamo ancora parlando di quel tipo di cifre, anche se magari poi andiamo a scoprire si è rotto il miliardo di visualizzazioni, però i numeri sono impressionanti perché. Kaiju Naveriti li ha raggiunti senza un anime di supporto che volendo o non io. è comunque un veicolo di popolarità molto più ampio perché c'è tantissima gente che eh, tantissimi lettori che si avvicinano al manga dall'anime ma anche noi stessi uh, in, nell'infanzia. Uh, Facevamo il quando c'era tutta una serie di invasione di cartoni eh, animati. Devil Man, Maginga, Zedal, Grande Meringa. Non li, ab Ma... li abbiamo fruiti eh, per, via televisore, sì. non sapevamo che esistesse. Esattamente. Che, che era venuto prima, tra l'altro. Esatto, molto serie. prima. Tutta una serie di cose. Rimane comunque un veicolo, un, un accelerante di popolarità e di vendite non indifferente. Demoslayer è esploso. non cioè con già parecchi volumi all'attivo ed è esploso, scusate, grazie all'anime, non, eh, non il, il percorso inverso. Immaginate quindi nel momento in cui annunciano, perché è impossibile che un manga di... Questo a breve, succederà. A breve succederà. Guarda, oggi pomeriggio già si vociferava di un annuncio, poi in realtà non è stato corroborato, però è una questione davvero di settimane, giorni, se non settimane, che Kajun Amberet diventi un, un, un anime. D'altronde lo stesso Censo Men o lo stesso Jujutsu Kaisen sono diventati anime e hanno visto la loro popolarità crescere in maniera esponenziale. E è impressionante, quindi Kajun per questo motivo perché ha raggiunto queste cifre solo con la forma tradizionale che è il fumetto. Tra l'altro eh, è uscito in digitale, neanche cartaceo. Tra l'altro una serializzazione digitale che ci fa anche capire come se il, il, uno dei mercati più forti e floridi, come quello giapponese, inizia una transizione forte verso il digitale, tutti gli altri mercati saranno costretti a gioco a forza, a, 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 ad adeguarsi. Eh, vedremo, perché anche lì ne parlavamo ieri, ieri. dobbiamo mm. vedere se, se regge Kaiju mm. number 8. Eh? Sì. Eh, potrebbe tranquillamente essere una bolla. Il, il, uh, il risvolto della medaglia, perché... I tanti pregi che abbiamo elencato è comunque un esordio folgorante perché eh, leggerlo io personalmente l'ho letto appena mi è arrivato venerdì pomeriggio eh, l'ho subito letto eh, l'ho letto in maniera veloce l'ho letto in maniera fresca, mi ha divertito, mi ha appassionato mi ha tenuto no, no, mi ha tenuto incollato nel senso che non è stato uno di quei fumetti in cui lo inizi a leggere ti distrai e lo, lo molli per un secondo. Ho fatto una lettura continua per un'oretta, quindi mh, da questo punto di vista di positivo c'è tanto. E risvolto della medaglia, che è una serie che ha all'attivo credo 5-6 volumi, eh, deve anche, è impostata narrativamente in questa maniera, deve dimostrare tutto il, ancora tutto il suo potenziale. Eh, quale sarà questo potenziale? La gr grossa incognita. Uh, di, ogni, di ogni serie che viene etichettata come il nuovo fenomeno mm. eh. ti saluta M2 Art che dice buonasera che è bello vedere il maestro Giuppi al lavoro oh, ciao Marina <ride> e, perché? perché il fumetto giapponese è fatto di, anche di inizi fulminanti e di serializzazioni infinite abbiamo parlato di Berserk abbiamo parlato di Gyver, ma eh, oggi pomeriggio eh, è uscito credo un nuovo trailer, la data di uscita su Netflix di Bastard che è una delle altre robe Madonna, un'altra roba che non finisce <ride> lasciata nel, nel cassetto da Katsushi Givara, e noi abbiamo una uh, percezione solo di una minima parte di tutte quelle opere che nascono uh, iniziano la loro serializzazione e non vengono mai concluse in Giappone e quindi il rischio è sempre dietro l'angolo. L'inizio però, diciamo, tra i, le, la colonna delle qualità positive è sicuramente più eh, ricca rispetto alla colonna dei dubbi e delle qualità negative. Eh, C'è una fiducia, mh, sicuramente la serializzazione sembra portare, far pensare ad una eh, opera solida. C'è anche da dire che l'autore, Naoya Matsumoto, ha fatto prima di Kaiju Number 8 due altre serie, ma due miniserie da pochi volumi, credo quattro o sei uh, volumi. Quindi uh, non sembra essere uno. Un autore che inizia qualcosa senza avere e un porta le calende greche. No, quasi sicuramente anche questa sarà più lunga delle sue precedenti opere, ma eh, comunque entro un certo numero. Sicuramente, però il fatto che, e anche questa è una, una roba che non è eh, usuale, cioè mh, di solito noi eravamo abituati all'iscione, no? ai grandi fenomeni del manga, come autori, non solo come opere. Fenomeno, ma anche come autori che esplodevano. Prendo un esempio facile, Oda o Kishimoto prima di fare eh, One Piece o Naruto non avevano fatto granché prima. <coughs> Toriyama aveva fatto eh, Arale prima, ma era una roba completamente diversa da Dragon Ball. Eh, Matsumoto ha fatto delle miniserie prima, sempre attribuibili al genere shonen un po' più diverse uh, tra l'altro le farà uh, Star Comics uh, se mi date un secondo vi dico anche i nomi e uh, fa pensare comunque a un autore che si è uh, passatemi il termine, fatto le ossa ha fatto esperienza e quindi adesso può affrontare una <coughs> una serializzazione un po' più articolata un po' più lunga con condizioni di causa allora la prima serie che ha fatto si chiama Poci e Curo Curo k u -R o e la seconda si chiama datemi un secondo e ve la trovo ce la farò <coughs> ce la farò o più probabilmente già uscita io sto cercando nelle prossime uscite <ride> sto cercando nelle prossime uscite no adesso ve la trovo nel frattempo dicevo appunto sembra un autore più uh, come dire più attento più che ha messo sotto la cintola un po' di più di esperienza rispetto a Uh, I grandi autori che esplodevano. Allora, la seconda si chiama Neko Wappa. Ok. Ho trovata, uh, sono sempre due miniserie: e il genere è completamente diverso. Uh, Neko Wappa ha a che fare un po' con uh, la mitologia yokai, però è più comico. Uh, mentre Pocecuro ha a che fare con <coughs> uh, razze che è un protagonista demoniaco, uh, sempre in chiave shonen comica, quindi uh, molto leggeri. Però ecco, il fatto che abbia esplorato generi diversi, uh, mh, tematiche diverse, è un, uh, indubbiamente qualcosa di inusuale che fa pensare a un'opera più in generale ripeto, per la serializzazione per il futuro più solida uh, rispetto ad altri purtroppo esempi uh, di opere lasciate incomplete o di cui esce un volume ogni tot mila anni. Uh, Bastard non esce ormai da anni, Guyver lo stesso, Zetman che citavo di cazzura uh, è terminato ma ci ha messo una roba tipo 14 anni per finire e sono 20 volumi se non ricordo male anche lì interrotto più di una volta penso anche che il discorso che facevamo prima giuseppe della uh, lunghezza più breve delle opere uh, attuali sia anche dettato da questo cioè un uh, ritmi di lavoro logoranti l'abbiamo citato prima lo sappiamo ormai è una roba sdoganata Uh, l'impossibilità di mantenere quei ritmi, l'impossibilità di portare una serializzazione per 30, 40, 50, 60, 100 volumi uh, fa secondo te tirare il freno a mano agli, uh, agli autori e dire già in partenza io ho già la mia storia in mente e magari uh, non lo possiamo sapere <coughs> andare già dall'editore e dire io voglio finire quest'opera in tot volumi. Sì, ma immagino che abbiano visto i loro colleghi più anziani come si sono ridotti in alcuni casi che fine abbiano fatto. Ma io credo che sia anche una risposta ai tempi in cui viviamo. Meno tempo per leggere, si passa più tempo a fare altro. Il tempo si è accorciato. Quindi deve esserci una cosa da leggere, fruibile, in poco tempo. Digitale, possibilmente su smartphone quindi eh, sì. impostando la gabbia per quella tipologia di eh, mm. lettura questo facilita enormemente la vita agli autori moderni mm. credo che anche gli editori si siano dovuti adattare ai nuovi tempi eh, è sì. un poco da fare cioè One eh... Piece regge questa serialità mm. perché One Piece lo è da mm. più di dieci anni sì, tra l'altro One Piece uh, ciclicamente Torna ogni tot mesi tot settimane, tot anni, le rumor l'editor, il nuovo editor di Yoda, sa come va a finire. Il manga è effettivamente completo al 85% 80% 87, 90, 95 così No, ma non lo so, Aoda gli piacciono i miei soldi. Lui fa un palate di soldi, con Tiss eh sì, ormai, che... sì, uh, tra l'altro, giusto per citare, uh, o dai fenomeno. I fenomeni. Adesso hanno annunciato qualche settimana fa un altro gioco di carte trading card game di One Piece, quindi altri soldi, altre sì, illustrazioni. Ma poi uh, il nuovo film One Piece Red, nuovo videogiochi, uh, c'è un indotto nelle produzioni giapponesi che, sono, che è spaventoso. Perché non si fermano solo ai fumetti e poi alle serie animate ci sono film, gadget, video e c'è tutto libri. una roba che da noi non arriva perché c'è no. tutto un campionario di eh, merchandise che da noi non arriva, compresa la sponsorizzazione di prodotti eh, che noi, a meno che non siamo super appassionati di Giappone, di cultura giapponese, non, non, eh, non conosciamo, eh no. Tra l'altro, stavo riguardando, sfogliando un attimo il volume per capire la, la serializzazione digitale. Non so se lui abbia se le tavole siano state rimontate o la pagina è stata spezzata per, il, eh, per lo schermo dello smartphone. Perché è una costruzione eh, abbastanza regolare della tavola, Aspetta, non lo so. Dovremmo vedere come Beh, sarebbe, digitale, interessante. sarebbe interessante, sarebbe interessante vedere. Sarebbe interessante Comparare. capire se eh, ha semplicemente, eh, viene semplicemente divisa la pagina eh, in riquadri e quindi ha più l'idea di, un, di una frizione digitale eh, stile motion comic, giusto se qualcuno ha visto qualche motion comic, più che webtoon vero e proprio perché il webtoon ha proprio una eh, impostazione della pagina, della tavola, della vignetta completamente diversa. Cioè, ad esempio, ci sono molte volte pochissimi sfondi, i balloon sono posizionati in una determinata maniera per essere leggibili, uh, in una determinata maniera, le inquadrature uh, sono uh, scelte accuratamente. Perché, ovviamente, su uno schermo piccolo non si possono fare personaggi troppo piccoli. Invece, qui, almeno vedendo il volume. L'inquadratura i personaggi, per quanto ci sia una preponderanza di mezzi busti e primi piani, ehm, non mi sembra studiata per il digitale. Secondo me, hanno semplicemente. Sarebbe interessante, devo, devo Guarda, indagare. Potrebbe anche uh, l'impostazione, potrebbe anche essere come la vediamo noi sì, cartacea. Sì. Perché, tanto, ormai sì, eh, sì, i moderni hanno una risoluzione uh, sì. dello schermo pagina quasi basta avvicinare con le dita e allontanarti o cambiare vignetta. Sì, eh. credo anch'io, però indago perché è interessante, oh, sì, perché sì. poi il discorso della della fruizione di uh, il cambio della fruizione da cartaceo digitale, uh, io ad esempio ho uh, avuto modo di leggere uh, delle serie Digital First della DC Comics in cui poi nella versione cartacea la tavola viene rimontata, cioè quello che in digitale eh, ti appare come ad esempio due riquadri è semplicemente nella pagina fisica la, gab la, la gabbia superiore, quindi vengono montate una serie di scrollate, passatemi il termine obrobrioso, di cellulare, costituiscono poi una pagina intera, quindi lì viene fatto un lavoro di pagina tradizionale eh, con in mente il discorso che guarda devi dare una scrollata qui, qui e qui quindi i tagli vanno fatti in un determinato il lavoraccio, il eh, sì. eh sì diventa molto meccanico eh, io preferisco la lettura a pagina intera mh, anche di qualcosa di digitale che mi è capitato di leggere eh, al netto di, eh, lo dico senza grossi problemi, di copia stampa eh, in PDF, eh, come dire, eh, staffette stampa. Eh, in generale qualcosa di acquistato eh, in digitale dove c'è la possibilità di una visualizzazione digitale, una visualizzazione classica, preferisco sempre la visualizzazione classica, non fa niente che devo andare io magari ad ingrandire. Ma sarà forse l'abitudine del, del cartaceo, non, non so che dirti. Eh, però anche questa è una <coughs> questione che in un probabile passaggio in digitale eh, bisognerà, per chi ci lavora, quindi per voi, bisognerà tenere conto, perché poi va a cambiare tutta la struttura narrativa della co conseguenzialità delle vignette. Eh, giusto Giuseppe? Oh, giustissimo uh, sì eh, per questo molti webtoon coreani sì. eh, sono magari, singole vignette cioè in quattro testi esatto. esattamente tu vuoi vignetta scroll sequenza successiva Scrolli. sequenza successiva l'hanno impostato in, nella verticalità se invece calcio eh, è impostato come una lettura classica quindi da cartaceo eh, sarebbe interessante capire come hanno risolto il problema della lettura mm. indagherò è un, è un aspetto interessante eh, non ci avevamo pensato non ci avevamo pensato effettivamente controllare prima però eh... Eh, ma perché diamo per scontato che in digitale sì. venga elaborata differentemente la tavola no perché no, non pensi giustamente non pensi al fatto che la tavola debba essere studiata e strutturata in maniera diversa per il cartaceo e per il digitale perché noi pensiamo al digitale come un tablet della stessa forma del volume che okay. poi effettivamente è così almeno nel mio caso quando mi capita di leggere in digitale leggo sul tablet da 10 pollici quindi è sostanzialmente un volume 17x20 per perché hai quel tablet per me che ho, ho acquistato un tablet da 10 pollici in epoca non sospetta è un formato dicio, praticamente come leggere un 17x26 dove non hai però l'apertura a due pagine ma la pagina singola però è il, come dire prendo in giro me stesso immaginando una pagina uh... o magari se senti, i giapponesi hanno nuovamente trovato una soluzione a, a qualcosa oppure se no semplicemente <ride> Fregati l'hanno pubblicata così come poi vorrebberla, cioè, tutti i due ragionamenti eh? potrebbe anche essere, ma indagheremo ed è un aspetto interessante eh, perché è inutile nasconderci dietro un dito il discorso della carta di tutta una filiera che deve assestarsi come tutte le altre filiere per tutte le situazioni di cui siamo tristemente a conoscenza deve adattarsi anche alla possibilità che un domani una parte della propria produzione passi in digitale e quindi deve trovare anche soluzioni pratiche e teoriche per chi li fa eh, per eh, brutto da dirsi ma per sopravvivere eh, sì, io non sono un sistema vero non sono un eh, come dire non osteggio il digitale eh, nel senso che secondo me può essere una buona alternativa eh, a patto che il cartaceo non venga dismesso completamente. Ma può essere una buona alternativa per capire eh, e per esplorare nuovi formati. Mh, secondo me, perché ci sono dei formati compreso il nostro tradizionale italiano, eh, le 92, 96, 112, il TEX. 112 pagine. Forse hanno lasciato, hanno fatto un po' il tempo che trovano e uh, uh, sono legate a un determinato tipo di pubblico. Sì, sì. Se non ti porto male, ci fu uh, qualche anno fa un tentativo di una produzione totalmente digitale che poi è passata. Uh, vengo anch'io. Uh, eh, C'è avverso il pubblico pubblico beh, anche beh. Uh, Star Comics la versione cartacea. Ah, oh, sì, se... sì, 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 sì. Della sì, sì, Barbato, sì. se non sbaglio, scrive. Sì, eh, sì, 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 sì. Da, da vari autori. Sì, tra l'altro uh, Star è uno di, eh. degli editori, ma la maggior parte degli editori ormai offre anche le copie digitali dei propri eh, volumi su Amazon, sugli store digitali e sul proprio sito ehm um... Però un discorso è offrire, un discorso è pensare ad una produzione mh, già indirizzata verso il digitale. Secondo me è diverso un po' il discorso, però io penso che il formato economico, i fumetti in formato economico sono destinati, ahimè, a sparire in favore del digitale e in favore di edizioni, tra virgolette, di pregio. Davvero. Right. Davvero, la serie, okay. la serie davvero. Ok, iniziò il, eh, in digitale è fruibile. Mm -hmm. Se non sbaglio, anche da smartphone per poi passare mm. eh, Cartaceo, eh, sempre da Star Comics se non ricordo male, credo di sì, se non ricordo male sì. Però penso che i formati economici o i formati usa e getta. Passatemi il termine, sono destinati inesorabilmente a scomparire in favore di. O formati con una foliazione maggiore e quindi in mettere meno volumi sul mercato, ovviamente non stiamo parlando di, di manga che hanno una loro, un loro ciclo editoriale tutto particolare, perché il manga esce in questo formato, è difficile che dopo appena due o tre anni escano una nuova edizione, ci vogliono parecchi... È più dilatata e, ma prima ancora di uscire nel formato volume, il Tankobon eh, i capitoli escono singolarmente sulle riviste ogni settimana. Quindi ha ah. un ciclo produttivo diverso. Il, il manga resto. però pensando ai comics ad esempio è più veloce. E quindi secondo me il discorso del volume in copertina eh, flessibile, poi cartonato, poi cartonato deluxe, poi Absolute, poi Omnibus. Secondo me qualcosa verrà abbandonato per strada è inevitabile però sì, troppe edizioni 5 che te le compri poi a una certa troppa eh sì. roba troppa e... roba di, un, di una singola opera sì penso si sì. sì, eh, ci sposteremo inevitabilmente su meno edizioni magari con una foliazione maggiore o nei casi specifici con un'edizione di prestigio uh, lasciando il compito del L'economicità al digitale che ci può anche stare eh, in alcuni casi. Siamo usciti un po' fuori traccia. Eh. Sì, ci, ha, ci, ha portato, ci ha portato un po' fuori traccia. Maledetti giapponesi. Non, non completamente fuori traccia, visto che il discorso è partito dalla serializzazione digitale di eh, Kaiju Number 8, che vi ricordiamo, trovate da oggi eh, ufficialmente in. Libreria e fumetteria. Anche se già dalla settimana scorsa c'erano alcune delle edizioni speciali. Eh, già le trovate in commercio. C'è un nostro articolo su Cultura Pop. Tutto quello che dovete sapere su Cajun Number 8 nel caso vogliate farvi un'idea dell'opera, compreso il primo, il primo capitolo. Scusate che potete leggere gratuitamente digitalmente sul sito di Star Comics. Lo trovate il primo capitolo anche nella mia recensione che vi ho linkato. Uh, ad inizio diretta e uh, con questo uh, siamo quasi d'arrivo perché vedo giuseppe che sta praticamente inchiostrando l'ultimo palazzo è un palazzo sì. sì sì prima hai cambiato pennello per dare la la texture di godzilla uh... No, in realtà non ho cambiato il pennello, il pennello è lo ah. stesso, ho cambiato inclinazione okay. e ho scaricato un po' la china sulla mm. carta in modo da avere questo effetto scarico mm -hmm. eh, per dare l'impressione che ci sia una fonte di luce, che quindi alcune parti della, di Godzilla siano in ombra rispetto ad altre, ho okay. tutto è illuminato, la parte di sopra in ombra, c'è un effetto eh, sfumato, mm -hmm. se vogliamo okay. dire. È un passaggio che tu fai, tu, incastratore, fai per già eh, indicare eventualmente al colorista eh, come andare ad operare? Sì, sì, do un'indicazione. Ok, la luce viene da sotto, poi te la vedi tu. Senso mm. Allora, se eh, eh, questa illustrazione... Eh, la... Passava poi ad un colorista l'avrei pensata anche leggermente differente quindi con meno mm. effetto scarico per creare meno problematiche. Certo al mm. c'è un certo tipo di ragionamento da fare se la tavola deve poi passare a, al colore, perché se rimane in bianco e nero, me la vedo io con tutto. Se deve passare <ride> al colore, devo trattenermi un po' perché, se no, poi è troppo nero il colorista, non sa, non ha... non sa che fare, ah, c'è sì, no, troppo nero che devo fare qua se Antonio, se Antonio è ancora tra noi può confermare. Credo che Antonio alla la mia affermazione che fatto per il colorista sia svenuto, che ha iniziato sì, a sì. pensare io ma dove coloro? <ride> Va bene lo stesso, il senso era quello appunto di capire anche questo passaggio che non è indifferente, perché dal bianco e nero al colore, il lavoro dell'inchiostratore, o in generale se un disegnatore si inchiostra da solo, Va, uh, va tenuto presente. Sì, sì. Tornando sempre al discorso del, della nostra forma di fumetto uh, popolare che è quella in bianco e in nero, uh, in questo senso le chine sono più, uh, passami il termine, invasive, uh, anche se anche lì questo sta cambiando perché... Molto spesso il fumetto Bonelli poi ha un passaggio al colore e quindi va fatta anche un ragionamento sul e colore monte su quanto ammonte. poi l'inchiostatore deve fare mm, mm, mm. assolutamente uh, assolutamente sì, e... sì, al palazzo finale praticamente c'è questo povero Ibino che si ritroverà a la scia di Godzilla distruzione sì a pulire eventualmente anche la carcassa di Godzilla con la Cesia <ride> perché diciamo in casi non i casi vengono uccisi dalla scuola speciale però sì. in realtà Godzilla non è mai stato ucciso in, eh, sì. in, uh, dagli esseri umani lo hanno fermato utilizzando l'ingegno ovviamente però non, lo hanno, non sono mai riusciti ad ucciderlo sì che è, anche questo è parte del fascino del personaggio eh. sì tantissimo anche nell'ultimo film Shingozine l'idea che hanno eh, per fermarlo gli buttano addosso tutti i treni del Giappone per farlo inciampare ah. con delle gru lo, lo piantano a terra e poi gli iniettano una sorta di fluido congelante per tenerlo lì e devono pomparlo quel fluido perché altrimenti se si risveglia poi sono problemi eh sì è, ripeto, questo è parte del fascio, ma l'idea di trovare un fluido congelante, si, trovare come pompare questo fluido congelante è il bello di, uh, del, del franchise di Godzilla, cioè dei, dei, del personaggio in sé per sé. È quello che tra l'altro non funzionava con altre versioni o altre. Uh, Declinazioni. Perché avevo parlato prima di Pacific Rim a un certo punto, Pacific Rim funzionava. C'era lo spiegone, però poi lo spiegone non veniva supportato, eh, in maniera puntuale, tale da dire, ok, sì, è uno spiegone, ma ha anche un senso. Veniva gettata lì la questione, lasciata all allo spettatore eh... dire oh, crederci o meno, ed è il motivo per cui anche il secondo film: poi naufraga, ah, sì, ma bello. che poi. Ricordiamo Pacific Rim è un prodotto per il mercato occidentale più interessato alle mazzate che al lato intellettuale, mentre la versione giapponese è quasi l'opposto, più interessato all'intellettualità su come affrontare con i pochi mezzi una forza della natura inarrestabile che menarli. Sì, però il, la differenza è che il Monsterverse aveva trovato una chiave di lettura in cui si estromettevano diciamo gli umani diventavano semplici testimoni mh, voci narranti di, di, dei kaiju di quello che era il, il loro rapporto il rapporto tra di loro eccetera eccetera avevano trovato una chiave di volta eh, simile a quella originale seppure più passami il termine, comprensibile per gli occidentali eh, allora in realtà nel Monster Monsterverse no, l'unica soluzione che hanno trovato è quello di copiare Godzilla utilizzando MechaGodzilla eh, <ride> quindi copiare la sua struttura, utilizzare <ride> i resti di King Ghidorah morto nel film precedente e anche li falliscono perché King Ghidorah comunque ha una, è un intelligente è sardo cronico, quindi comunque gli si rivolta contro quindi non è che creano effettivamente una strategia valida. si limitano nel Monsterverse gli umani a essere spettatori passivi sono quasi inermi, non, non è come nella versione giapponese dove l'umanità davvero pensa a come sì. e poi provare soluzioni che falliscono mm. all'inizio per poi trovare quella vincente alla fine. Tra l'altro mi segnalano in, in chat, giusto per rimanere a tema ignoranza e mazzate, che Boom Studios che detiene i diritti dei fumetti occidentali per Godzilla e per... I Power Rangers, mm, chiedo sia Boom, mm, fatemi controllare, sì, uh, dovrebbe essere Boom o oh, Boom è Dynamite. No. Penso sia Boom e IDW, ah, credo che Boom siano i Power Rangers, ecco perché mi sto confondendo, e IDW uh, sia IDW sia Godzilla, e mi segnalano in chat privata che Uh, hanno annunciato un sì Boom Studios sono i Power Rangers mentre IDW è Godzilla esatto uh, quindi un crossover tra case editrici Godzilla contro i Power Rangers giusto oh. per uh, ci mancava un po' di <ride> uh, ignoranza oggi pomeriggio e quindi mi hanno mandato un link adesso una roba annunciata adesso non l'ho neanche aperto ho solo letto il titolo, quindi credo uscirà negli Stati Uniti. E quindi vedremo, quindi vedremo il Megazord. Beh, credo di sì. di brutto. <ride> Però non bisogna mai dimenticarsi che questo tipo di operazioni, al netto della, della fattibilità, sono operazioni che devono soprattutto divertire. E quindi devono portare noi lettori a dire: ok, adesso vediamo il Megazord che se le piglia da Godzilla. Cioè non c'è molta dietrologia dietro questo tipo di, uh, di operazioni, vanno prese uh, così come sono. Se poi vengono fatte anche con criterio, tanto, tanto di guadagnato. Nella peggiore delle ipotesi, avremo qualche ottima illustrazione. Hanno uh, anche confermato il team creativo? Guarda, te e... lo dico vediamo se riesco ad aprirlo così capiamo gli illustri intellettuali che si allora, ci Se fossimo, fossimo in Giappone questo crossover non avrebbe molti problemi perché comunque essendo i supersettai un sottogenere è kaiju ah no utilità. però aspetta, mica due autori così Kallenbaum ah, che è un autore esperto ricordiamo il suo sinestro, il suo magneto Freddy Williams II che è quello che ha fatto Batman contro le Tartarughe Ninja. Ah. Le, i, I disegni, quindi non un. Ok, um, ok. Non un, due autori messi così a casaccio. E eh, quindi secondo me avrà anche un certo senso l'operazione. Mm. Ok, uh. ci può stare. Finalmente ho quasi finito. Sì, sì, stavo controllando, ma non c'è molto uh, riguardante la... la trama, ovviamente. Mm -hmm. uh, è un sicuramente... Annuncio. Sì, sì, summer, perché è una roba da blockbuster estivi, come piace ancora agli americani. Quindi... Ah, no, ancora ci credono. eh. Sì, sì, ma per loro è rimasta quella la... La stagione delle, dei grandi eventi cinema, fumetto è l'estate. Eh, non so quanto funzioni ancora. Mm. Quanta effettiva affluenza in più abbiano eh, nei cinema e nelle fumetterie in estate? È sempre un mistero. Eh, e già nei cinema ci stanno andando in pochi. Vabbè, sì, quello poi adesso al netto di, di questa situazione contingente adesso però sono convinti ancora di questa idea che o durante il weekend del ringraziamento o durante il periodo estivo si debba si debba andare al cinema o andare in fumetteria avere magicamente come, che si, come che si dice no? le abitudini sono dure a morire Assolutamente sì, le abitudini sono dure a morire, non, non, non fa una grinza tuo, questa tua affermazione. Anche perché ne parlavo qualche tempo fa con un'amica che lavora in un cinema <coughs> e discutevamo di questa cosa, cioè dei tempi di, eh, di arrivo in Italia dei film che ovviamente si sono ristretti e diceva poi ci inondano l'estate o settembre, ottobre con i film. Sì, perché conta una cosa che fino a 15-20 anni fa, con la, con la questione del, dell'impossibilità di avere spoiler, ciò che in America usciva in estate, da noi arrivava a dicembre. Uh, facevo l'esempio di Batman che uscì a luglio negli Stati Uniti, il primo Batman, quello con, Tim, di, con Michael Keaton di Tim Burton, Da noi arrivò poi a credo ottobre, sì. uh, era un'altra, erano un altre epoche. Uh, Adesso si è invertito in alcuni casi. Esce prima da noi prima. E, dopo, e dopo in America. Tornando giusto per citare Batman e Spider-Man, eh, leggevo un articolo oggi. La differenza dell'incasso tra i due eh, è dettata. Sarebbe anche dettata dal fatto che Spider-Man ha avuto un, eh, una clausola di no streaming di 90 giorni, quindi ar arriverà. Eh, o è arrivato in streaming dopo 90 giorni mentre uh, Batman, almeno, The Batman almeno negli Stati Uniti dopo solo i 45 giorni quindi molta gente ha detto pazienza degli spoiler mi aspetto di vederlo in streaming tra un mese e mezzo eh, ma perché ormai quasi tutti fanno questo aggiornamento eh. sì, lo vedo eh... comodamente a casa sì, eh, però lo spoiler è sempre dietro l'angolo. Eh, lo, lo accetti. Cioè. Sì, cioè sei cosciente di, di aver fatto eh, questa scelta, però... Beh, visto che parliamo di cinema, possiamo anche ricordare il fatto che è stato annunciato il nuovo film di Ultraman. Sì, che tra l'altro è Shin Ultraman, se non ricordo e, male. Perché fa parte del progetto Shin di Iriaki di, di cui di è eh, produttore e scrittore. Beh, sì... Eh e, e da una volta un po non dirige quindi magari esce è scelto in piramide tempi tempi eh, abbiamo citato ultraman che arriva ad aprile la seconda stagione su netflix eh, io non ho visto la prima stagione tu l'hai vista di ultraman di netflix? no 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 no, ho no. Avuto Netflix da poco quindi mm -hmm. eh, devo il, recuperare il manga di Ultraman eh, edito da Star Comics e credo proprio ad aprile no eh, Nini uh, Comics deve uh, portare in Italia la. Non, non so se è già uscito. Deve uscire la serie di Ultraman fatta dalla Marvel, quindi un altro simile reboot occidentale. Una delle tante IP che la Marvel ha raccolto, uh, come Warhammer, uh, per non dire Star Wars. E mentre del progetto Monsterverse, tu sai qualcosa? Ma il Monsterverse sembra un po' fermo nel senso che l'ultima notizia è questa fantomatica serie tv per Apple TV Plus eh, di cui però si, si sa ben poco e non si è capito se si eh, collega in qualche modo con il Monsterverse allora dovrebbe essere ambientato dopo il primo film di Godzilla quindi e fare... Godzilla e il re dei mostri quindi, mm. tratterà eh, di quello che è successo dopo l'attacco, dopo la lo scontro tra Godzilla e Muto. E sì. mentre dei film io sapevo che il contratto tra la Universal, no, Legendary e Warner Bros. Legendary e la To era di tot numeri. Mm. E di Ma c'erano anche tot film, Visto cioè, gli incassi, non lo so se adesso stanno rinegoziando altro. C'è stato anche un problema di distribuzione, che Legendary, che era la casa di produzione, ha avuto problemi con Warner, che era la casa di distribuzione, proprio per Godzilla vs. Kong, per la questione dello streaming. Perché è andato in streaming, essendo uscito in piena pandemia negli Stati Uniti, se non ricordo male, e Legendary non, non ha gradito. E quindi c'è stata un po' di frizione, tant'è vero che l'annuncio di quella serie TV di cui si conosce davvero poco, sembra un po' lo schiaffo a Warner eh, sì. di essere andati comunque da una piattaforma concorrente Apple TV Plus per lo sviluppo di una IP eh, nuova, perché alla fine una serie TV è comunque un qualcosa di, di nuovo rispetto, sì. a, rispetto a HBO Max, che è la piattaforma eh, Warner eh, Media. Warner Discovery tra un po' eh, sì che da noi non è ancora arrivato vero no la HBO Max tutto ciò che tutto ciò la maggior parte della roba HBO Max è su Sky Sky e infiniti uh, ogni tanto Sky oh, e now now. now now che è la piattaforma streaming di, di Sky praticamente uh, non tutto arriva sfortunatamente perché HBO dopo un inizio un po' claudicante. Sta iniziando a presentare una serie di prodotti assolutamente validi. Eh, tra cui c'è Tokyo Vice di Michael mann in uscita ad aprile negli Stati Uniti. Eh, c'è una serie sui Lakers degli anni 80 se siete appassionati di pallacanestro. Eh, c'è una serie dagli, dei creatori in arrivo sempre ad aprile dei creatori di The Wire, sempre mm -hmm. ambientata a Baltimore. Eh, stanno iniziando a sfornare prodotti interessanti speriamo che Sky non tardi troppo anche perché in tutto questo rimanendo in tema cultura pop ehm, da noi non è ancora arrivata Peacemaker che è la serie spin off di The Suicide Squad di James Gunn eh, tra l'altro leggevo che arriverà in Inghilterra dove non c'è eh, HBO Max sempre su Sky eh, a marzo eh, scusami ad aprile Uh, non so se sia indicativo che arrivi da noi magari a maggio, uh, però se, rimaniamo in attesa, fiduciosi uh, che tutta l'offerta di CBO Max arrivi con più frequenze e più uh, lena in Italia. insomma Ok, sei in diritto ad ti stai cimentando con i dettagli, giustamente, delle finestre frantumate. Eh, ci sta qualche sì, riempitivo sì. Eh, beh, un po' di distruzione eh ci sta tutta allora vediamo se riesco a metterla layout individuale bam ok eccola qui Kafka Ibino con spazzolone a seguire Godzilla e... povero lui che dovrà Ripulire la scia di istruzione, e a questo punto, dopo più di due ore, io ringrazio Giuseppe per la chiacchierata. Oltre per essersi messo a disposizione, eh, aver messo a disposizione, disposizione il suo tempo, essersi messo a disposizione lui in tempi brevi, visto il cambio. Uh, al volo, corsa, vabbè, di grazie programma. a te per avermelo chiesto, per avermi ma proposto sì, ma... questo tema. A me caro, avremmo eh potuto certo. in realtà continuare a disquisire su cose assolutamente sì. Assolutamente sì. Eh, ma il bello di questo spazio è che sta diventando un modo per approfondire degli aspetti eh, del fumetto e della cultura pop eh, più tecnici, ma anche chiacchierare con chi poi i fumetti li fa. Che ha sempre un punto di vista diverso da chi, come me, uh, li legge e ne parla soltanto, come è giusto che sia d'altronde. Uh, e ci sta. Uh, grazie per l'illustrazione, Giuseppe. Io ti auguro una buona serata. Ringrazio uh, tutti coloro che sono stati con noi in questo pomeriggio a tema Kaiju. Uh, recuperate i link con gli acquisti e gli articoli nella chat anche con calma recuperate soprattutto i link di eh, grafite se siete curiosi dei corsi se siete degli aspiranti disegnatori o volete semplicemente approfondire un aspetto uh, della vostra della vostra preparazione eh, ovviamente disegnare cultura pop torna il mese prossimo non vi anticipo niente non vi anticipo neanche il nostro ospite ma se non ricordo male dovremmo avere uno dei, dei boss quindi Uh, sarà una live davvero interessante, ma non vi anticipo niente, se no, facciamo la fine, di poi spoiler, evitiamo. Poi spoiler. Grazie ancora, Giuseppe, per essere uh, stato con noi. e Io auguro una buona serata a tutti. e Ci vediamo domani alle 20.30 con Giundo. Trovate me, trovate ovviamente Z Mansion Z e Z Castle e e Enrico con i ragazzi di Giundo Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti.